racconto degli organizzatori di questa mattinata, di questo convegno. Ci troviamo in questa sala questa mattina per parlare di un tema che troppo spesso è sottovalutato, ma che invece, come vedremo, ha delle importanti implicazioni di natura sociale ed economica, è il tema dei buoni pasto. Aumentare i buoni pasto per aumentare i consumi, come dice il titolo del convegno. La scelta di questo palazzo di Montecitorio per affrontare questo argomento, secondo me, è molto significativa, proprio per sottolineare l'importanza del tema. Anche la scelta dei relatori, che rappresentano a 360 gradi il mondo imprenditoriale, i consumatori, il mondo del lavoro, la politica, le istituzioni, sta a significare tutto questo, che il tema è importante, è di interesse trasversale e tocca varie categorie di natura sociale ed economica. Io, come avete visto, mi chiamo Sandro Marini, sono un giornalista economico, lavoro da tempo al giornale Radio Rai. Cercherò di coordinare i lavori di questa mattinata, cercherò di renderli più interessanti possibile. E il programma prevede, come avete visto, un buon numero di relatori, quindi insomma chiedo intanto a tutti quanti di rispettare i tempi, sono contingentati, insomma tutti quanti però avrete, tutti gli ospiti che interverranno avranno la possibilità di spiegare le loro posizioni in maniera chiara. E quindi darei il via ai lavori della mattinata chiamando al tavolo Aldo Cursano, che è il vicepresidente vicario della FIPE, la federazione che rappresenta i pubblici esercizi e che aderisce a Confcommercio. Buongiorno, buongiorno vicepresidente. E poi chiamerei al tavolo accanto a me anche Tina Napoli, che è la responsabile delle politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Buongiorno. Allora, i lavori verranno aperti dal vicepresidente vicario di FIPE, Cursano. A lei la parola. Grazie. Per cominciare, insomma, ringrazio questa importante iniziativa voluta in un modo importante da ANSEB insieme a noi, perché rimette al centro uno strumento importante, il buono pasto come valore del cibo, come valore dello stare insieme, come un valore che comunque aiuta il momento della pausa lavoro. La giornata è molto ricca di interventi di autorità e anche di amici, quindi io comincerei con la mia relazione, che è stata molto molto sentita, molto valutata, e quindi mi accingo proprio a leggerla. Dall'inizio della crisi i consumi delle famiglie si sono ridotti in termini reali di 66 miliardi di euro. Persino i consumi alimentari, solitamente anelastici alla dinamica della congiuntura, hanno subito una contrazione in casa e fuori casa pari a 17 miliardi di euro. Un colpo pesante per un paese come il nostro, che proprio nel cibo individua un asset produttivo di straordinaria qualità. D'altra parte, che siamo in una situazione eccezionale, ce lo rammentano diversi indicatori, come il 12,6% di disoccupazione, ben 6 milioni di persone in condizioni di povertà assoluta e un meno 10% il potere di acquisto rispetto al 2007. Inflazione in territorio negativo, tanto per richiamare lo spettro della probabile deflazione. Autorevoli osservatori ritengono che senza un'azione combinata di politica monetaria e politica fiscale, preferibilmente congegnata a livello europeo, ma senza che ciò suoni alibi per inezie nazionali, da questa situazione non si esce. Non esce l'Europa, ma non esce in particolar modo l'Italia, per i noti malanni di cui soffriamo. L'intervento di politica monetaria è necessario per stimolare investimenti ed export, generando benefici anche sul versante dell'inflazione. Quello sulle tasse è indispensabile per sostenere i consumi e quindi la domanda interna. A ben vedere, il quadro delineato è perfettamente coerente all'oggetto del convegno di oggi.
rafforzare i benefici fiscali e contributivi sul servizio sostitutivo del mensa serve da un lato a ridurre la pressione fiscale sul lavoro e le imprese, dall'altro a sostenere i consumi delle famiglie sempre più in affanno. Questa è l'equazione economica che altri ben più autorevoli di me sul tema rappresenteranno nel corso di questa mattinata. Ci sono tuttavia anche aspetti sociali che non possono essere trascurati. Ogni giorno 8 milioni di lavoratori dipendenti pranzano fuori casa, in mensa, al bar, al ristorante o direttamente sul luogo del lavoro, portandosi il pranzo da casa o acquistandolo in esercizi di prossimità. Le modalità alternative alla mensa sono ormai assolutamente prevalenti per effetto dei grandi cambiamenti che si sono verificati nella struttura produttiva ed occupazionale del nostro Paese. Il risultato è che le mense vengono via via dismesse, anche nelle strutture produttive più grandi, dove si preferisce affidare il servizio in outstanding a bar, ristoranti, per mezzo del buono pasto. Per questo possiamo dire che il buono pasto è in un certo senso democratico, giacché consente anche ai lavoratori delle imprese più piccole, che di norma non potrebbero sostenere il costo di una mensa, di fruire del servizio. Per dare l'idea del grado di penetrazione del buono pasto nel sistema produttivo del nostro Paese, faccio osservare che su circa 14 milioni di lavoratori, solo il 20% può contare su questo servizio. C'è dunque la necessità di allargare la platea dei fruitori per garantire l'accesso ad un'alimentazione migliore. E qui si apre la dolente nota del valore del buono, o meglio della quota decontribuita e defiscalizzata. Dal 1995 ad oggi essa è rimasta bloccata, ferma a 5,29 euro. Se quel valore avesse seguito la dinamica dell'inflazione, la sola inflazione del periodo, al fine di mantenere invariato il potere d'acquisto, oggi sarebbe di circa 8 euro. Il risultato è che la gran parte dei buoni erogati ha un valore che rimane sotto la soglia di esenzione, risulta indifferente alla dinamica dei prezzi e sconta una pesante perdita di potere d'acquisto, che si è accumulata chiaramente nel corso di questi 20 anni da parte dei beneficiari. Un caffè nel 1995 costava 1.200 lire, quindi 0,62 centesimi, oggi 94, quindi il 52% di aumento. Tutto sommato la tazzina ha mantenuto un profilo inflazionistico moderato, il panino costava 2.500 lire, oggi la media è di 2,90 euro, il pane 3.800 lire, oggi 2,50 euro. Per non parlare del tram, che nel 95 da 1000 lire oggi costa 1,50 euro. Il quotidiano da 1400 lire costa 1,40 euro. Sono prodotti che non si mangiano, ma servono a capire che comunque oggi viviamo e ci troviamo in un'altra era. Questa disattenzione verso la pausa pranzo, un momento importante della giornata lavorativa, ha contribuito a quel processo di trasformazione del cibo in commodity, ossia in qualcosa da comprare al prezzo più basso, che ritengo sia una delle cause della riduzione della spesa alimentare delle famiglie. Non c'è solo una spending review dovuta alla crisi, ma c'è anche una spending review dovuta proprio alla perdita di valore del cibo. Il momento richiede un'assunzione di responsabilità da parte di tutte le forze in gioco. Non è più tempo di fare allo scaricabarile. Questa assunzione di responsabilità impone di affrontare assieme le sfide che abbiamo davanti. Ne indico almeno tre, due di sistema, una la terza che riguarda più direttamente il mondo di cui sono espressione. La prima ne ho appena parlato, si tratta di rivalutare la soglia agevolata per agganciarla almeno alla dinamica dell'inflazione di questi ultimi 20 anni, in cui tra l'altro si è verificato un evento storico come il passaggio all'euro. L'innalzamento della soglia deve far uscire il sistema del buono pasto dalla
cristallizzazione in cui oggi si trova per ridare potere d'acquisto ai lavoratori. La seconda, salvaguardare il valore facciale del buono, mettendo argine al malcostume di gare che, anziché creare valore, lo distruggono. Mi riferisco alle tante offerte anomale che vengono tranquillamente accettate. Duole rilevare che proprio la pubblica amministrazione ha fatto da apripista al sistema di gare che, pur se formalmente non classificabili come massimo ribasso, conseguono di fatto l'obiettivo di massimizzare i propri benefici a danno di tutto il sistema delle imprese. Non ci vuole molto per capire che una gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa non è omologabile a quella per il servizio di mensa tout court. Si tratta di due mondi opposti, pur con il medesimo obiettivo, che è quello di garantire un pasto a chi lavora. Ma la catena del valore è diversa e per questo anche il sistema di aggiudicazione deve esserlo. Oggi siamo dinanzi a un paradosso. Tutti gli attori della filiera, consumatori compresi, sono penalizzati, mentre a guadagnare sono principalmente le stazioni appaltanti, grazie a sconti che hanno raggiunto livelli di insostenibilità. L'argomento non è oggetto del focus di questo convegno, ma insieme ad ASP e con gli amici consumatori abbiamo intenzione di approfondirlo per definire e presentare proposte entro la fine dell'anno, alle quali intendiamo dare analoga visibilità, mettendo in campo uno schieramento di forze altrettanto significativo. Da qui si sviluppano le tante derive negative da qualche anno affliggono il sistema. Sconti in gara a due cifre, offerte creative con l'inserimento di servizi aggiuntivi a pagamento per estorcere denaro agli esercenti, diversificazioni delle commissioni in funzione dei tempi di pagamento dei rimborsi. Dunque l'innalzamento della soglia defiscalizzata e moralizzazione delle gare sono due obiettivi di sistema che dovrebbero stare a cuore a tutti coloro che intendono valorizzare il servizio del buon pasto e con esso la pausa pranzo dei lavoratori. La terza, è necessario ricondurre il servizio alla sua funzione originaria, ossia servizio sostitutivo di mensa. Noi dei pubblici esercizi non siamo veri imprenditori, sappiamo bene che gli stili alimentari sono cambiati e con essi i modelli di acquisto e di consumo. Non abbiamo la pretesa di voler ricondurre la spendibilità del buono pasto esclusivamente in bar o ristoranti. Ci aspettiamo tuttavia che il buono pasto torni a svolgere pienamente la funzione per la quale è stato introdotto, che non è riconducibile al solo acquisto di qualcosa buono e sicuro da mangiare, ma che riguarda invece anche la necessità di consumare il pasto in un ambiente adeguato che faccia della pausa pranzo una vera occasione dello stacco dai ritmi della giornata lavorativa. In questo ambito ci sono e ci devono essere regole da cui non si può derogare se si intende salvaguardare il valore del servizio. Lo sviluppo del buono pasto elettronico potrebbe fare da argine alla deriva in cui stiamo assistendo, sia per quanto riguarda prodotti e luoghi di acquisto che per l'accumulabilità dei buoni. Auspichiamo pertanto che il sistema si sviluppi adeguatamente, potendo contare anche su modalità di sostegno pubblico nell'ambito dei progetti di digitalizzazione del nostro paese. Come vedete, i lavori sono in corso e c'è molto da fare per salvaguardare, valorizzare e migliorare un servizio importante che i lavoratori apprezzano. Un saluto e quindi al prossimo appuntamento. Grazie. Grazie, Vicepresidente. Insomma, numeri drammatici, 66 miliardi il crollo dei consumi, 14 miliardi, 17 miliardi solamente nel settore alimentare. Questo è un po' lo scenario in cui ci stiamo muovendo e che motiva, giustifica anche il titolo di questo convegno, aumentare i buoni pasto per aumentare i consumi, perché è questo che serve oggi al nostro Paese, rilanciare i consumi, rimettere in moto la macchina produttiva, rimettere in moto l'economia. Ecco, in tutto questo
qual è il punto di vista dei consumatori? Lo chiediamo a Tina Napoli. Allora, buongiorno e grazie. Allora, grazie, inizio con un ringraziamento, va bene così? Ok, un ringraziamento agli amici di ANSEB e FIPE che ci hanno comunque permesso di dire la nostra, di conoscere comunque un mondo e di dire la nostra comunque su, anche comunque su questo fronte. Grazie ai partecipanti, io cercherò diciamo di aggiungere, ma più che altro di rafforzare quello che è stato detto comunque da Corsano, portando il punto di vista dei consumatori. Allora, che cosa è successo? Perché noi siamo qua, io rappresento in questo momento l'associazione Cittadinanza Attiva e altre 5 associazioni, ad hoc, Federconsumatori, Adiconsum, Movimento Consumatori. Un paio d'anni fa abbiamo pensato, noi come associazione di consumatori ci occupiamo comunque molto di sicurezza alimentare, di tema quale quello della responsabilità sociale d'impresa, di diritto comunque alla salute, tutti temi che in maniera trasversale comunque hanno un impatto su quello che noi, di cui noi oggi parliamo. E abbiamo pensato di fare quello che in questo paese non sempre comunque viene fatto, quello di fare rete, di affrontare un tema da un punto di vista comunque di sistema e di dare come stakeholder di riferimento, come soggetto interessato, comunque un nostro contributo. E, innanzitutto per scambiare comunque conoscenze, competenze, punti di vista, diciamo, ognuno di noi rappresenta comunque un mondo che è parziale e non potrebbe che affrontarlo in maniera parziale comunque un tema, e questo è un limite. Noi come associazione, perdonatemi qualche nota polemica, molte volte vengono affrontate in maniera eccessivamente parziale alcune tematiche comunque in questo paese, alcuni problemi, e con, diciamo, con questo protocollo, con questa collaborazione noi abbiamo cercato appunto di sopperire a questo, di andare in controtendenza comunque. Gli assi portanti: la tutela e la valorizzazione appunto della qualità alimentare e della qualità della pausa pasto, la tutela della salute fisica e mentale dei cittadini comunque lavoratori, la tutela della tracciabilità, della trasparenza delle operazioni di vendita, la tutela del potere di acquisto. Come potrete notare, gli obiettivi sono molto ma molto ambiziosi comunque, e affrontano dei temi appunto comunque di sistema. Un valore aggiunto che voglio dire comunque subito, non so se ci sono i colleghi comunque del mondo sindacale, è che finalmente un tema come questo viene affrontato comunque insieme da mondo dei consumatori e da mondo comunque sindacale, per cui non c'è la dicotomia il lavoratore e il consumatore, è il cittadino comunque che dalle 8 alle 18 probabilmente, adesso non più, sono orari forse di un altro secolo questi, comunque lavora e dopo consuma, e molte volte ecco questo non ha portato comunque dei miglioramenti, dei cambiamenti, per cui lavorare comunque insieme è anche un grande valore culturale dal nostro punto di vista. Qualche dato comunque di contesto che vogliamo mettere a disposizione e che a noi ci ha permesso comunque di dire la nostra, di affrontare e di condividere comunque le proposte che sono comunque già emerse. E il titolo dopo del convegno, i dati di contesto. Cittadinanza Attiva ha realizzato una ricerca che ha presentato in una di queste sale ad aprile, proprio sulla famiglia e le fasce deboli, che troverete comunque sul nostro sito. Qualche dato che ci aiuta comunque nel ragionamento: il 39,5% delle famiglie non riesce a far fronte a spese impreviste comunque, per cui non riesce, se ha un problema di salute comunque, a curarsi comunque, non riesce a gestire comunque un imprevisto, e il 65,2% non riesce a risparmiare. Sostanzialmente questo dato comunque sul risparmio è un dato che è invariato comunque ormai da 6 anni. Questo ci dà, dal nostro punto di vista, un po' la cifra della crisi comunque che stiamo vivendo. L'Italia è un paese, diciamo, di risparmiatori comunque, contrariamente ai paesi anglosassoni che si sono confrontati comunque sempre sul tema del sovraindebitamento. Noi
probabilmente il nostro paese ancora regge proprio per i risparmi comunque che ci sono comunque stati. E ci sono degli arretrati comunque su alcune voci di spesa, comunque le bollette, le utenze, la rata del mutuo, altri filoni comunque di credito. I cittadini dai nostri servizi di consulenza diciamo attivano filoni di credito per curarsi, per far studiare comunque i figli, per la propria formazione, non riesce comunque ad assolvere comunque a questi debiti. Questo ce la dice, diciamo, per noi è importante comunque sottolineare e fotografare in maniera, può sembrare pessimista ma reale, la situazione comunque del nostro paese. E perché comunque è importante far incastrare comunque il puzzle. Qualche dato, che cosa la famiglia, i cittadini, cosa per noi è comunque strategico nel percorso di una vita, e il percorso della vita lavorativa di una persona dura comunque, ormai dura sempre di più, comunque 40 anni, diciamo quel dibattito che c'è sull'innalzamento delle pensioni andrà comunque a durare sempre di più. Il costo dei servizi, la disponibilità dei servizi, la qualità comunque dei servizi, e in tutto questo nella vita lavorativa ci sono dopo delle abitudini, ecco questo, non dobbiamo non tenere conto comunque di questo se vogliamo dal mio punto di vista raggiungere comunque l'obiettivo e capire come costruire comunque anche altre alleanze. Qualche dato che è emerso di una ricerca che mi piaceva comunque condividere, che è stata pubblicata se non erro la scorsa settimana, il rapporto COP 2014, proprio sulle abitudini di consumo, e c'è un dato comunque che è lievemente in controtendenza rispetto a quello che comunque è stato detto, più che in controtendenza rispetto al crollo dei consumi in alcuni comparti come il settore immobiliare, il mondo dell'abbigliamento, altro, i consumi alimentari sono comunque crollati, ma sono quelli che in qualche modo ancora comunque resistono insieme con i consumi legati alle nuove tecnologie e alla digitalizzazione, per cui la nostra lettura è che c'è comunque un consumatore che è molto più attento comunque alla salute ed è molto comunque più attento a quello di cui comunque si nutre, alle proprie abitudini alimentari. Sono aumentati comunque fenomeni di consumo legati a delle nicchie, di quelli che in gergo vengono chiamate nicchie di consumatori, chi consuma comunque cibi vegani piuttosto che comunque cibi biologici, per cui c'è. Questo lo vogliamo mettere un po' sul campo come contributo, diciamo, sono sempre di più consumatori che hanno la consapevolezza della propria alimentazione, comunque consapevolezza della propria salute e che scelgono, senza dare un giudizio comunque di merito, diciamo, fanno delle scelte anche di vita abbastanza nette e che sulla base di queste scelte dopo indirizzano comunque i loro consumi. Questo ecco è un dato di cui comunque tenere conto, perché dopo nell'ambito della pausa pranzo sono anche quei cittadini che portano comunque, quei lavoratori, cittadini consumatori che portano comunque il pranzo da casa, che fanno comunque molta attenzione a questo. Mi piace anche sottolineare un altro aspetto al di là dell'investimento in tecnologia, per cui nell'attenzione comunque alla tecnologia, qui si è già parlato della digitalizzazione del buon pasto, l'attenzione alla tecnologia e la tecnologia come comunque un alleato per superare comunque questa stagione comunque di crisi. E pensiamo comunque a tutte le offerte, le possibilità di consumo, gli acquisti in rete che riducono comunque fortissimamente i costi. E un dato che è importante dal mio punto di vista per il nostro ragionamento è quella sulla maggiore attenzione alle relazioni sociali e alla vita comunque di comunità. È un ritorno comunque ad alcuni valori e il tema della pausa pasto comunque è molto comunque correlato a questo, anche ad un aspetto comunque relazionale comunque. Cioè c'è il momento in cui comunque delle comunità di lavoratori comunque stanno comunque, sì, come dice Cursano, come suggerisce Cursano, comunque stanno insieme, si confrontano, diciamo è un momento che aumenta da studi comunque che sono fatti, diciamo la produttività, il benessere lavorativo, diciamo sono più aspetti diciamo relazionali che non tecnici, ma questo ritorno comunque alla vita di comunità, alle relazioni, la cura delle relazioni
In un paese come l'Italia, dove molto delle relazioni, nel momento in cui ci si siede a tavola, è molto, molto comunque importante. La pausa pasto, comunque, rafforzo quello che è stato comunque detto, ma che noi come consumatori abbiamo fatto nostro comunque da questo confronto. Il pranzo può cambiarti la giornata e può migliorare la qualità della tua vita. Ecco, l'ho detto prima appellandomi comunque ai dati della ricerca COP, lo dico ancora di più pensando comunque agli studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che afferma che un pranzo equilibrato è in grado di aumentare la produttività del 25%, essenziale da un punto di vista nutrizionale, psicologico comunque e lavorativo. Saltarla può significare compromettere la produttività. Noi abbiamo vissuto degli anni in cui si è pensato che lavorare 12 ore, 15 ore al giorno, essere continuamente assorbiti, potesse aumentare la produttività. Il dato in controtendenza, ormai, anche se pensiamo al dibattito che c'è in Germania o altro, è proprio quello di ritagliare comunque delle pause che possono dopo aumentare la creatività dei lavoratori e la produttività. Per cui la pausa pranzo diventa un momento importante nella giornata, non andrebbe mai saltata e ripeto, ha un impatto sui diversi aspetti comunque della vita lavorativa e della vita personale e relazionale comunque del cittadino consumatore. Costituisce un momento importante all'interno del quale il consumatore può anche fare delle scelte alimentari. Questo apro comunque una finestra. Noi come associazione di consumatori ci siamo sempre occupati di sicurezza alimentare, di attenzione all'alimentazione, in altri lavorando sul tema dell'etichettatura alimentare, sui rischi, per cui nei tavoli di lavoro col Ministero della Salute e abbiamo fatto attività di lobby, ecco, ripeto, sull'etichetta alimentare che andranno comunque in vigore la nuova etichettatura il 13 dicembre del 2014. Però non ci siamo mai occupati di quello che è comunque un passo importante della giornata, che è la pausa all'interno dei luoghi di lavoro, all'interno del quale comunque dovrebbero, dal nostro punto di vista, essere anche declinati alcuni consigli. Non lo si può fare, diciamo, con questo periodo, diciamo, di non attenzione o di disattenzione, che sono quelle 8, 10, 12, 6, 4 ore comunque lavorative. Per cui il sistema dei buoni pasto, il servizio sostitutivo comunque di mensa, diciamo la pausa pasto, a me piace chiamarla la pausa pasto, contribuisce per cui, faccio un po' un riepilogo anche per noi, soffrire di una pausa che comunque sia effettiva, cioè una pausa, non stiamo lì al computer a rispondere alle mail, stacchiamo. Ci permette, come ho detto prima, di scegliere un'alimentazione equilibrata comunque ed adeguata, non soltanto durante il weekend o la sera per chi non lavora comunque la sera, ma ci permette di a tutto tondo, a 360 gradi, di mantenere quelle che sono delle abitudini comunque alimentari e per cui fare attenzione ai diversi stili di alimentazione. In qualche caso, non viviamo soltanto in una città come Roma, ma anche in dei piccoli centri dove c'è l'abitudine comunque di tornare a casa al lavoro, ridurre comunque questi spostamenti. Ho già detto favorire la produttività e incentivare e motivare comunque un investimento, diciamo, in questo caso per il lavoratore, dopo parleranno meglio di me comunque gli amici delle sigle sindacali. Promuovere appunto una vita relazionale nelle comunità locali tramite anche comunque dei luoghi che soprattutto nei piccoli centri, ma se penso anche in questa città, ci vivo comunque da 20 anni, nei quartieri c'è la stessa dinamica relazionale in quello che è il commercio di prossimità. Gli esercizi commerciali sono anche comunque luoghi dove attingere ad informazioni, dove costruire relazioni, dove anche fornire informazioni al consumatore sui propri diritti e sulle proprie opportunità di scelta. Il tema della pausa pasto e del buono pasto è uno strumento, è stato già detto il tema di questo convegno, per aumentare il potere d'acquisto dei cittadini e permette alle aziende di investire nel capitale comunque umano in maniera, diciamo, sostanziale e non formale comunque, con uno strumento comunque concreto, perché molte volte lo si legge comunque come un proclama, però è uno strumento concreto per investire comunque nella persona.
delle aree comunque di miglioramento. Rafforzo quello che è stato detto. Innanzitutto comunque l'incremento comunque fiscale è stato già segnalato, siamo fermi comunque su tutto da 20 anni. Comunque la cifra di 5,29 è assolutamente una cifra fuori dalla realtà, ecco. Questo senza, l'ha detto in maniera molto più dettagliata comunque di me Cursano, per cui anche noi come consumatori che vogliono fare delle scelte consapevoli, vogliono fare la propria pausa, vogliono continuare comunque le proprie scelte alimentari comunque anche in questo contesto, chiaramente sono delle cifre che non rispecchiano proprio il contesto comunque reale. Per cui questa battaglia che noi porteremo comunque avanti abbiamo delle argomentazioni, ripeto, sono state già dette. Innanzitutto un volano per incrementare i consumi, un aumento del potere d'acquisto, ed è una misura irrinunciabile comunque di sostegno allo sviluppo, per cui è una cifra dal nostro punto di vista assolutamente anacronistica. La digitalizzazione e la trasparenza, l'opportunità della digitalizzazione del buono pasto può portare un contributo comunque al sistema di trasparenza, innanzitutto nella correttezza comunque delle operazioni commerciali, andare a ridurre laddove comunque ci sono quelle situazioni comunque di opacità legate comunque al sistema, e un contrasto comunque ai buoni rubati comunque falsificati. Ormai ci troviamo di fronte comunque a dei fenomeni di contraffazione dalle polizze di RC Auto. Noi come associazione ieri abbiamo presentato i dati di una nostra ricerca, anche comunque ai buoni pasto. Migliora tutti i tempi di pagamento comunque dei buoni pasto per tutta la filiera, per cui siamo nel semestre comunque europeo, c'è un grande investimento, cioè, perlomeno comunque come ragionamento sul tema del digitale. Allora per noi questo è un modo per ridisegnare, ridefinire questo strumento che era nato altre aree di miglioramento. Innanzitutto problematizzare e discutere sul tema dell'effettiva concessione degli aventi diritto. Comunque noi abbiamo nello specifico, io ho messo 4 comunque categorie, il dialogo con i cittadini, i consumatori, i lavoratori, anche allargare effettivamente comunque la platea. Abbiamo detto soltanto il 20% comunque dei lavoratori, ma noi abbiamo lavoratori comunque precari che sono lavoratori flessibili, dopo dipende dalle categorie di pensiero comunque, per cui chi ha determinato tipologie di contratto il buono pasto perché non deve comunque averne diritto comunque utilizzarlo. Tanto mondo di professionisti comunque, di partite IVA, chi lavora in dei contesti comunque organizzati con degli orari che sono comunque assimilabili al lavoro subordinato, per cui il lavoratore è a tempo determinato comunque o part time. Allora questo è un tema per noi comunque importante, perché contribuisce comunque a costruire la cultura della pausa pasto, perché se soltanto il 20% dei lavoratori hanno diritto ad uno strumento, dopo tutto il resto è demandato alla buona volontà, alla responsabilità, alle abitudini comunque degli altri comunque lavoratori. Per cui diciamo queste sono per noi delle 3 aree in positivo. Ho cercato di avere comunque un linguaggio positivo, non delle aree critiche ma delle aree di miglioramento sulle quali noi continueremo con piacere a lavorare con ANSEB, FIPE e con chi vorrà affrontare questi temi, proprio per dare comunque il nostro contributo comunque per una cultura diversa dell'alimentazione e della pausa. Grazie per l'attenzione. Grazie. Come avete visto, i temi non sono solamente, come avete sentito, i temi non sono solamente economici, ma sono anche di natura sociale. Partiamo dalla sicurezza sociale, insomma, ci sono delle questioni che riguardano il sostegno alle famiglie, eccetera. Mi sembra che la relazione di Tina Napoli sia molto vicina alle posizioni espresse in qualche modo già dal vicepresidente Cursano, ma anche da quello che so dalla generalità delle aziende che lavorano in questo settore. Una cosa però mi ha colpito, ecco, prima di andare avanti nel programma di questa mattina vorrei fare una domanda al vicepresidente che è qui accanto a me.
perché una cosa mi ha colpito all'inizio della relazione di Tina Napoli, e è questa: per la prima volta questo tema viene affrontato insieme da tutti gli addetti ai lavori, dai consumatori, dai sindacati, dalle aziende, dalla politica. Ecco, vorrei una valutazione su questo aspetto da parte di Corsano. Io penso che la condivisione della responsabilità in un momento così delicato, centrale per la vita economica del nostro paese, ma soprattutto per chi lavora, produce, quindi stiamo parlando dell'economia reale, non quella di carta, ci porta tutti ad avere questa grande consapevolezza, cioè lo strumento è importante, ma per restare sul mercato deve stare economicamente in piedi e non può alla fin fine penalizzare chi poi alla fin fine, ripeto, fruisce del servizio o eroga il servizio. Quindi va dato valore a chi comunque crea questo e trasferisce questo valore, e non metterci nelle mani della speculazione, perché il problema di fondo è che se il giocattolo si rompe, poi non gioca più nessuno. Allora si è avvertito proprio il rischio di una grande opportunità, di un grande valore che aveva bisogno, come posso dire, non dello scaricabarile, cioè colpa tua, colpa sua o colpa di un altro, ma proprio questa condivisione che oggi proprio stiamo esprimendo, come la necessità di dare valore al cibo, dare valore al buono pasto, perché è uno strumento che, voglio dire, serve per alimentare i nostri figli, i nostri lavoratori. Cioè, non si può giocare su situazioni o speculare che toccano la quotidianità, la vita di chi lavora e produce. E allora lo strumento, la speculazione che stava nascendo, in cui io citavo queste gare proprio a ribasso, che va in qualche modo a penalizzare un sistema, chi come me eroga tutti i giorni questo servizio rispetto alle 5,29 euro di 20 anni fa, cioè induce tanti colleghi a togliere la fettina di prosciutto al panino, a offrire solo la pasta al burro o al massimo al pomodoro. Ma questo vuol dire penalizzare un sistema di offerta che è una risorsa, che consente al consumatore comunque col buono pasto di scegliere e premiare. Quindi la competizione nell'offerta deve essere nella qualità: chi più dà valore, chi più offre per migliorare l'alimentazione, ripeto, dei giovani, dei lavoratori e del sistema. Ecco perché questa percezione di intervenire in un modo congiunto nel dare valore, attualizzazione e nella moralizzazione del sistema l'abbiamo avvertita come una necessità trasversale, perché negli anni passati molto spesso abbiamo un po' giocato a rimpallare le responsabilità. Ecco la grande maturità di un momento difficile del paese, di un grande strumento che è un'opportunità, e quindi lo stare insieme per portare valore a questo settore. Grazie al Vicepresidente Corsano, grazie a Tina Napoli. Io andrei avanti nel programma chiamando al tavolo il Professor Carlo Alberto Carnevale Maffè dell'Università Bocconi di Milano. Intanto prepariamo il tavolo. E andiamo avanti. Prego a lei, Professore. Grazie, caro Alberto. Che sono in parziale dissenso con quello che ha appena detto l'ottimo Corsano, perché non si tratta di fare una seduta di moralizzazione, si tratta di ristabilire un importante passaggio. Non siamo qua a fare lobbying per una richiesta di parte, per quanto molto ben rappresentata. Siamo qua per stabilire un fatto scientificamente inoppugnabile, ci proverò, empiricamente fondato. Cioè che se questo paese investe su sé buoni pasti, produce un gioco a somma positiva per l'intera nazione. E per l'intera nazione dovrebbero dire tutte le categorie: imprese, lavoratori, famiglie, Stato, fisco. Sono qua per provare a dimostrarvi che il fisco ci guadagna a usare lo strumento di buoni pasto, e provo a farlo con numeri, oltre che appoggiandomi alle eccellenti argomentazioni che sono state esposte. Quindi il tema è non una riunione di richiesta, non il cappello in mano, la giacchetta tirata al governo per chiedere, che dire, l'elemosina di un recupero di 20 anni di inflazione, che sarebbe il minimo, no, ma per dare un messaggio
molto più rigoroso, e cioè, caro governo, ma lo capisci che hai in mano uno strumento straordinario di politica fiscale e di politica economica? Proviamo a spiegarti. Provo a spiegarlo. Messaggio a Matteo, messaggio addirittura a Mario. Caro governo, abbiamo i numeri, Il buono pasto è il modo migliore che hai di spendere i tuoi 80 euro. Perché abbiamo capito che quello che hai usato fino adesso non siamo sicurissimi che funzioni, nel senso che ottenga efficacia, l'efficacia voluta. Personalmente sono ampiamente d'accordo sulle finalità, sono qua a discutere sul mezzo, sulle modalità per assicurare che quegli 80 euro, e speriamo che siano anche di più e più estesi, finiscano veramente ad aumentare il PIL di questo paese e a risollevare le sorti della nostra economia nazionale, non in risparmi, sotto il materasso o in importazioni discutibili. E lo dico con quel filo di nazionalismo, mi sono messo la parte giusta delle bandiere qua, ok? Che mi fa dire un'altra cosa importante: abbiamo con lo strumento di Buoni Pasto l'unico pezzo residuo di politica monetaria, sia pure micro, che ci rimane in un paese di fatto che ha un'unione monetaria che lo ha privato volontariamente, magari non consapevolmente, della sovranità monetaria. Il Buono Pasto è uno straordinario strumento di moneta fiat. La moneta fiat non è una cosa che decide Marchionne, la moneta fiat è una cosa che viene emanata per un decreto di solito dello Stato, ma in questo caso è di fatto delegata alle società emettrici, è un patto collettivo di una società, tra l'altro è più bella di una moneta fiat monopolistica, perché nel caso della moneta fiat monopolistica decide la banca centrale, in questo caso siamo addirittura in moneta fiat liberale, perché sono le società emettrici in competizione a emettere monete buone o meno buone. Il buono pasto è il più buono di tutti, è il miglior modo di spendere le scarse risorse che questo governo e questa nazione ha per ridare fiato all'economia, è scientificamente il miglior modo, proviamo a dimostrarlo. La tesi che voglio dimostrare è che lo strumento con buono pasto, in generale i voucher, perché potremmo estendere questa cosa ai buoni scuole, ai buoni welfare, ma cominciamo da una cosa che c'è, che funziona, che ha dato risultati importantissimi e che può solo migliorare. Perché è lo strumento più efficace per favorire una ripresa della domanda interna, e Dio sa quanto ne abbiamo bisogno, indirizzata al tessuto produttivo di servizio interno, e scusate quel pizzico di nazionalismo che ci vuole in certi casi. Da calcoli assolutamente preliminari, come si dice in questa stanza, non bollinati, io non ho ancora capito cosa vuol dire bollinare, però diciamo, si dice così, non bollinati dalle sacre autorità della nazione, ma diciamo abbastanza buoni per il buono pasto. Le stime che vi proporrò sono molto semplici: per ogni euro di aumento di questo straordinario strumento, le prime stime che abbiamo fatto con matrici di contabilità sociale del tutto analoghe a quelle utilizzate dal governo per fare proiezioni, quindi stesso metodo, noi possiamo ottenere fino a 300 milioni di gettito fiscale aggiuntivo netto, cioè lo Stato ci guadagna, vi spiegherò poi perché, ad aumentare la defiscalizzazione, perché c'è un effetto leva, c'è un effetto moltiplicatore molto particolare, perché i soldi spesi, tra virgolette, dal governo in defiscalizzazione sono tutti tracciati, legali, trasparenti, nazionali, e vanno a pagare lavoro e beni di questo sacrosanto paese. Possono creare ogni euro in più fino a 1.350 milioni di valore aggiunto nazionale, questo è l'effetto leva, quindi hanno un impatto, udite udite, in tempi di scarsità, di un decimo di punto del PIL. Un euro, un decimo di punto. Coi tempi che corrono, un decimo, come dire, è la differenza fra la notte e il giorno, signori. No? Un euro, quindi se dovessimo pianificare un processo di recupero di questo potere d'acquisto che abbiamo detto, che non è solo un tema di potere d'acquisto, ma è un tema di meccanismo di funzionamento del sistema di spesa, lo vedremo dopo, perché il modello che abbiamo usato è esattamente il modello di contabilità sociale che mette in campo famiglie, imprese, esercenti, fisco, importazioni, esportazioni, quindi è scientifico il processo che c'è sotto. Fatemi dire un'altra cosa, che non è né una promessa né nient'altro, è che i calcoli fatti, non tanto da me, ma insomma da FIPE su dati Istat, è che un euro di aumento mobilitano, attivano, come si dice, da 25.000 a 100.000 unità lavorative, non sono posti di lavoro, sono unità lavorative attivate, ma sono importanti anche qua in tempi di carestia.
Questo è un dato importante, che non vuol dire caro governo aumenta di X, caro governo ti diamo in mano una leva, decidi tu correttamente, guarda che per ogni euro che riconosci a questo sistema, questi sono gli effetti, da valutare, da calcolare, proverò a sostenerli con argomenti empirici, scientifici, disposto, tra virgolette, a farne una questione di confronto con chi deve fare queste scelte, legislatore o esecutivo che sia. Vi dico sostanzialmente queste quattro cose, recupero un pochino dei punti, quali sul lato più economico, delle caratteristiche del mercato di buoni pasto, primo punto, propongo delle stime macroeconomiche sull'impatto sul PIL, sul gettito fiscale che deriva da questa deducibilità fiscale, cioè, articolo questo punto che ho anticipato, ci aggiungo una cosa mai fatta in questo paese, e cioè un'analisi microeconomica della spesa, della pausa pranzo, fatta negli esercenti, nell'ultimo anno, andando a contare riga per riga 100.000 righe di scontrini spesi per pausa pranzo quest'anno, mai fatto, devo dire grazie a un amico, un collega che ci ha messo a disposizione i dati, che è un progetto che è partito alcuni anni fa, qualcuno qui in questa sala ne è al corrente, e voglio approfittare la primissima volta che presentiamo questi dati come Università Bocconi. E poi arrivo alle conclusioni che sostanzialmente ritorno al punto di partenza. Caro governo, ti abbiamo dato in mano la leva, decidi cosa fare, ma è il momento di farlo adesso, per la legge di stabilità, in queste settimane, in queste ore. Buon appetito, mezzo miliardo di volte, fatemelo dire con grande enfasi. I buoni pasto impattano 2 milioni e mezzo di lavoratori, sono 500 milioni di transazioni annue, 1 milione e 6 di lavoratori del pubblico nel privato, 900 mila pubblico impiego. 80 mila aziende, 120 mila esercizi, capite che c'è un pezzo dell'Italia fondamentale qui dentro, no? C'è il tessuto della borghesia e della classe lavoratrice privata e pubblica che regge le sorti di questo paese. Stiamo parlando di una cosa che ha un impatto socioculturale, oltre che economico, fondamentale. Giro d'affari diretto, quindi la somma totale di quanto è 2 miliardi e 7, ma vediamo che il giro d'affari indiretto, quello indotto, il valore aggiunto, è 2,5 volte, prodotto dal fatto che ogni euro speso ha effetti a monte e a valle. No? Mi aggancio al tema di prima, che cos'è il buono pasto? È il sostegno al principio del famoso third place, terzo luogo, teorizzato da Ray Oldenburg, sociologo americano, che dice gli esseri umani hanno bisogno di un terzo luogo, oltre alla casa, primo luogo, e al lavoro, secondo luogo. Il terzo luogo è luogo di socializzazione primaria, è luogo di formazione della comunità. Noi italiani abbiamo insegnato al mondo che cosa vuol dire avere una piazza, cosa vuol dire avere un agorà, e non c'è piazza senza un bar, e non c'è bar senza una conversazione. E la conversazione, dico sempre, i bar italiani, la pausa pranzo, sono la miglior sala riunioni dell'Italia che lavora, perché le decisioni fondamentali nella vita si prendono davanti a un caffè, e si prendono con coscienza, ci fondiamo le religioni con le gambe sotto il tavolo, non capisco perché non possiamo prendere intelligenti decisioni di gestione aziendale. Lo strumento di flessibilità, l'abbiamo già enfatizzato, è incentivazione, perché? Perché oltre a essere moneta è un patto di servizio, diciamoci la verità, è un contratto che stabilisce delle promesse reciproche di servizio. Io impresa sussidio con l'aiuto dello Stato una pausa pranzo intelligente, sobria, fatta bene, tu lavoratore ti impegni a farlo, perché sennò perdi il diritto, quindi c'è un impegno, e a farlo in maniera intelligente presso esercizi convenzionati dove la qualità è garantita, dove c'è un processo di sorveglianza. Capite che tutto il paese si alza di un gradino? Perché stiamo trasmettendo un impegno, un obbligo reciproco alla qualità, alla trasparenza e al rispetto degli impegni, no? E quando si parla di riforme strutturali, a me piace parlare di queste cose qua, perché il buono pasto è un pezzo di riforma strutturale che disciplina il patto infinito fra impresa, Stato, lavoratori, esercenti. Questo è un pezzo di riforma strutturale, invece che distribuire i soldi con gli elicotteri. Ma non ci sono gli elicotteri e mi sembra di capire neanche i soldi, no? Perché non di solo pane vive il lavoratore, qualche fetta di prosciutto ci vorrà pure, no? Noi abbiamo chiari effetti dal punto di vista del lavoratore, stili di alimentazione, io dico per una società multiculturale, no? Dove ci sono non solo i celiaci ma anche i vegetariani o addirittura i vegani, e ben venga. Dove ci sono sostanzialmente l'offerta ristorativa che da lì vive una sfida importante di proposta di menù, di marketing, non si limita a esporre il panino, ma ha, come dire,
una grande opportunità per fare marketing e comunicazione, perché deve attirarli, non può solo aspettarli al punto vendita. E dal punto di vista degli effetti macroeconomici, che è la parte che mi interessa in questo momento di più, signori, scopriamo che lavorare sul monopasto produce effetti fiscali nettamente più prevedibili, mirati ed efficaci e a breve termine, e nel territorio nazionale di qualsiasi altro strumento di beneficio fiscale di cassa. Io dico sempre che un euro speso in monopasto vale di più di un euro regalato in cassa, e lo dimostriamo scientificamente per gli effetti che ha fiscali, tributivi, contributivi. Vale di più, pesa di più, è più grosso il mio euro del tuo, eh? Le misure contano. Il buono pasto è più efficiente della modalità del bonus fiscale per la semplice ragione che ne conosciamo l'ingresso, ne conosciamo l'uscita e ne forziamo il percorso di attraversamento. Ma che strano, eh? Quindi ogni elemento differenziale produce questi effetti. Perché riduciamo la quota di beni di importazione? Perché lo dimostrerò con l'analisi microeconomica. Il 99% scientifico della spesa in monopasto va in lavoro e in beni prodotti in questo paese. Pochissima è la quota di beni di formazione. Abbiamo controllato 100.000 scontrini facendoli passare per uno, per vedere quanta quota di valore aggiunto veniva in realtà all'estero, ed è minima. Qui, primo elemento, e siccome la quota per importazione è sempre PIL, ma è PIL che sbilancia la bilancia dei pagamenti, che è un problemino che abbiamo, come sapete, questo modo è più efficiente. Secondo elemento, c'è un mercato informale per il quale il beneficio cash viene alimentato, qui è decisamente più sotto controllo, è decisamente più sotto verifica. Quindi, di fatto, l'evoluzione verso buono pasto, soprattutto quando accelererà l'evoluzione tecnologica, cioè passeremo dal buono pasto cartaceo sempre di più verso il buono pasto elettronico, capite che il governo ha sotto controllo in maniera molto più vicina. Non promettiamo che vedremo i risultati fra 3 trimestri, qui non c'è bisogno di promettere niente, signori. Qui, questa è metodo rigoroso, legale e scientifico. Quindi passiamo dalle promesse alla verifica fattuale ed empirica, e perdonate, per studioso è molto importante, capite, poter verificare che gli impegni del governo vengano effettivamente eseguiti. Quindi andiamo a fare un brevissimo escursus sui fattori macroeconomici. Quelli microeconomici li vediamo dopo. Gli effetti macroeconomici sono molto semplici: aumenta il valore aggiunto a cascata, quindi aumenta la produzione, aumenta l'occupazione, perché ho bisogno di saturare o di produrre più merci, o di saturare comunque pezzi del fattore produttivo. Non necessariamente aumenta l'occupazione, fatemi dire, nel punto vendita degli esercenti, aumenta su tutta la filiera, e soprattutto aumenta il gettito fiscale, perché i soldi che prima finivano in percorsi informali oggi non lo possono più fare, perché sono obbligati a stare dentro un circuito che io ho tracciato, e quindi sono totalmente soggetti a IVA e a tassazione regolare. E quindi io emetto euro su una privativa che ha un controllo rigoroso dei processi fiscali, no? Vediamo l'impatto macroeconomico, non mi voglio attediare sui modelli, ma diciamo, il modello che abbiamo usato è quello che viene suggerito dalla Commissione Europea, cioè il modello di matrice di contabilità sociale, quello che incrocia fattori produttivi, istituzioni, formazione del capitale. Non mi voglio tediare, ma cosa dice questo modello? Che, dato un valore totale diretto di 2,7 miliardi, in realtà l'effetto sul PIL è 6,6 miliardi, cioè circa 2,4 volte in più, no? Stiamo parlando, ad oggi, di qualcosa che già vale mezzo punto di PIL. Così com'è. Se riusciamo a inserire elementi di miglioramento, di efficienza e di valore, ripeto, per ogni euro in più ci aspettiamo, con uno scenario, diciamo, potenziale, di arrivare anche a un decimo di punto. È importante come elemento. Il modello di matrice di contabilità sociale funziona calcolando tutti gli scambi tra famiglie, imprese, governo, investimenti. Non vi tedio, diciamo, su questo, ma diciamo, vi faccio vedere una semplice rappresentazione grafica. Vi ho messo nell'asse orizzontale l'aumento della deducibilità fiscale. Prendete l'euro e mezzo, che sarebbe veramente il minimo per recuperare l'inflazione. Vedete che l'impatto fiscale netto, cioè le tasse in più che la base imponibile che emerge produce, sono positive. Quindi paradossalmente lo Stato ci guadagna invece che perderci. Non dico che è una copertura autonoma, dico di più. Dico che questa cosa qua fa emergere autocopertura fiscale, perché fa emergere un pezzo di tassabilità che altrimenti o andrebbe all'estero o sarebbe nei circuiti informali. Quindi non mi si venga a dire che mancano le risorse. Qui manca la capacità corretta di leggere il fenomeno. Per quello che mi permetto di dire, va bene
la quota morale, culturale, ma preferisco i numeri, perché so di essere molto più convincente con i numeri, fatta salva la premessa, sia chiaro, no? Che è un tema di sfida culturale, di sfida educativa e di qualità della vita, che è come dire, il motore della scelta, però poi passando i numeri, questi sono i numeri, non mi si venga a dire mancano i fondi, perché è un'obiezione sbagliata, è un'obiezione che possiamo tranquillamente correggere. L'impatto sul valore aggiunto e sul PIL, lo vedete qua, le due curve che vedete sono le due ipotesi che facciamo di bassa adozione o alta adozione, diciamo lì in mezzo, meno di così è improbabile, più di così è improbabile, ci aspettiamo qualcosa lì in mezzo, per ogni euro in più ci aspettiamo qualcosa che fa tra un miliardo e mezzo di valore aggiunto in più, quindi capite che arriviamo tranquillamente al decimo punto di PIL su queste cose qua, sono numeri molto importanti. Effetti microeconomici, chiudo, perché abbiamo voluto fare gli effetti microeconomici, e qui ringrazio il dottor Tumino che mi ha un po' seguito in questa prima esperimento, perché se no parliamo o soltanto di dati culturali legali, importantissimi, premesse fondamentali, ma come dire, necessarie ma non sufficienti, o sono i dati macroeconomici, dove l'area e le assunzioni sono un pochino comunque, diciamo, incerte, ma sul dato microeconomico, mi spiace, non si discute, cioè, ve li faccio vedere tutti i 100.000 righe di scontrino che abbiamo raccolto, no? Sì, lì sono panini mangiati, cioè, è proprio il carboidrato scomposto dell'acido gastrico, capite? Non c'è discussione. Cosa abbiamo voluto fare? Siamo andati a prendere i numeri del settore, siamo andati a confrontarli con quello che succede, no? Cioè quello che succede quando gli stomaci affamati si fiondano nel bar. E siamo andati a vedere cosa la gente compra e cosa la gente mangia, per vedere se effettivamente quel buon pasto viene speso per fare le cose che vogliamo, cioè alimentare correttamente le persone, quindi non viene speso in vodka, ma viene speso nelle cose che ci aspettiamo per cui venga speso. E i risultati ci confermano questa cosa. Non insisto sui dati, ma ve li lascio, queste slide sono di fatto prese dai contributi FIPE, dai contributi COP, quindi sono una sintesi di dati pubblici, però siamo proprio in un settore estremamente importante, 73 miliardi, incluse le sofferenze di questi anni, no? Tant'è vero che anche in quest'ultimo anno abbiamo ceduto l'1%. L'away from home, cioè il consumo fuori casa, è il 35% dei consumi alimentari italiani, in crescita, diciamo in minore decrescita più correttamente. E l'altra cosa importante che vogliamo sfatare, si pensa che il mercato dei pubblici esercizi sia un po' uno strano porto di mare, il luogo dell'informalità, non è vero, andiamo a vedere i numeri, signori. Gli occupati nei pubblici esercizi sono quelli che hanno retto meglio di tanti altri la botta occupazionale di questo paese. Dal 99 ad oggi, diciamo con un'eccezione degli ultimi due anni, hanno aumentato la quota di mercato sull'occupazione nazionale. Ed è una buona cosa, perché abbiamo bisogno di migliorare la qualità e la professionalità sul continente. Quindi non stiamo parlando di un settore che ha paura di reggere il futuro, che è sulla difensiva, che non è vero, i numeri ci dicono un settore vivo, un settore che attrae imprenditorialità, certo che è costretto in molti casi a chiudere, per ragioni che non ripeto, ma questi sono i dati storici, no? Un settore vivo, un settore cui c'è una stagionalità, ma meno di quella che si pensi, perché c'è una variazione relativamente piccola nella mediana, no? Che vedete nella parte dei mesi centrali, non c'è una quota elevata, ovviamente si abbassa, questa è la variazione dell'occupazione dipendente lungo l'anno, no? E come dire, non c'è un significativo disequilibrio del mercato del lavoro tale da provocare una flessibilità forzata, no? I lavoratori sono giovani, è uno dei settori che assorbe più giovani, il 40% meno di 30 anni, due terzi da meno di 40. Il consumo fuori casa è un business per giovani, non è un paese per vecchi, figuriamoci qua. Ed è anche una delle prime opportunità che viene offerta al giovane, allo studente universitario per imparare come, dire, come funziona il mondo del lavoro. Non possiamo privarci di questa scuola di vita, no? Non possiamo privarci del fatto che è uno dei pochi settori, ma rosa sul serio, perché il 57% degli occupati è donna, ed è un elemento importante, che è una quota di flessibilità, c'è cioè un rapporto corretto fra carico lavorativo e carico familiare. Anche qua è un settore che dà equilibrio e flessibilità alla partecipazione al lavoro femminile, e quanto ha bisogno questo paese di far lavorare le nostre donne che non partecipano sufficientemente al nostro PIL, no? Gli stranieri è il luogo precipuo di integrazione multiculturale, i nostri bar sono crocevia di conversazioni multietniche, faccio fatica anch'io a capire cosa succede in certi bar di Milano con tre o quattro lingue diverse, no? Però va bene così, perché se mangiamo insieme non ci scanniamo, cominciamo a rispettarci, cominciamo a comprendere ciascuno le abitudini dell'altro. Un quarto degli lavoratori di questo settore è un lavoratore straniero,
è un elemento ottimo, perché è solo tramite il lavoro comune che le società multietniche si integrano, capite? Quindi poche discussioni concettuali, spendiamo più tempo al bar tutti insieme di tante nazioni e faremo molta più amicizia di quanto possono fare tutti i convegni di questo mondo. Il lavoro non è a termine, non è vero che è un settore iperframmentato con l'occupazione, la quota di lavoratori a termine è relativamente bassa rispetto ad altri, ovviamente è segmentato sulla discoteca, sullo stabilimento balneare, è ovvio, cioè diciamo che ancora oggi verso fine di gennaio vedo pochi bagnini in giro, ecco. Ma posto questo, nei bar, nei ristoranti, nelle mense, c'è, finisco il mio computer che mi dice che devo smettere, anche il trend di occupazione durante la crisi, cioè è un trend che di fatto ha offerto una valvola di sfogo, perché è quello che attrae tutto sommato opzioni occupazionali che altri settori in questo momento respingono, no? E è un trend che ha comunque un fenomeno strutturale in termini di volume, purtroppo non altrettanto in termini di valore. La quota di prezzo fuori casa è una crescita strutturale e in 20 anni sono 2/3 in più gli italiani che non consumano il pranzo in casa, no? Quindi il concetto è questo, è passato dall'84% al 74%. I numeri sono più o meno quelli che ho dato, voglio solo darvi un dato, sono 2 miliardi di pranzi fuori casa, no? 14,7 miliardi il valore del pranzo fuori casa, e il potenziale di sviluppo è ancora alto, perché oltre 4 milioni e 100 mila lavoratori sono ancora lì, come dicevano a Milano, con la schiscetta, cioè con il panino portato da casa in condizioni igieniche non necessariamente ottimali, con insomma, un equilibrio psicologico e alimentare non ottimale. E poi torniamo sul tema dell'impatto della produttività, e poi è chiaro che cala la palpebra al pomeriggio, no? E i più recenti trend di settore dicono ovviamente che questo settore soffre la crisi, no? Quindi riduzione della frequenza dei pubblici esercizi del 2,5%, riduzione delle consumazioni, e i famosi 4 milioni di italiani che un po' per scelta, un po' per necessità pranzano ancora sul luogo di lavoro. Andiamo a confermare tutto con l'analisi microeconomica. Abbiamo preso un anno 100.000 scontrini in una serie di province del nord, analizzando la fascia oraria dalle 12.30 alle 14.30, sono circa 100.000 righe scontrino, da lunedì al venerdì, quindi abbiamo estrapolato tutto il resto, abbiamo fatto un po' di conto, non a mano, col computer, perché abbiamo in questo senso usato la rete di raccolta dati che per la prima volta nel settore si è voluta mettere in piedi proprio per osservarlo, questo fenomeno, in maniera empirica, non semplicemente quel dato aggregato, ma per vedere cosa succede veramente in milioni di occasioni con le milioni di scelte che fanno gli italiani. I risultati sono questi, guarda caso che le righe dello scontrino lunedì sono meno, la gente mangia meno cose lunedì e molte più il martedì, forse è tornato al weekend, uno sta schiscio, il martedì si allarga un po' di più, sono dati strani ma interessanti. Invece il valore è tendenzialmente comune, non entro nel merito perché non ho tempo, ma insomma, voglio solo portare a casa un risultato, che è farvi capire questo dato qua. Per quantità e per valore, non vedete le cifre ma ve le dico io, noi abbiamo scoperto che cosa? Che tutto il lavoro, cioè tutto il valore dello scontrino speso per pausa pranzo va in lavoro e in beni di provenienza proveniente nazionale. Perché abbiamo scomposto, grazie al lavoro che mi ha consiglio di fare l'anno umeno, e ho qui il collega Fiebo Leodini che con me ha un po' progettato questo progetto di raccolta dati a partire direttamente dagli esercenti, e che è un progetto sperimentale interessante che offre, anzi è un invito a passare dal conflitto ideologico alla conversazione empirica de facto, andare a misurare i fatti e non le ideologie, perché sui fatti è più semplice concordare e vedere che è uno strumento che produce effetti positivi per l'economia nazionale. Noi diciamo che è un gioco a somma positiva, non è un gioco a somma zero, non è un tirare la coperta sui miei glutei lasciando scoperti le piedi di qualche altra categoria, no? È un gioco in cui l'economia nazionale fa il proprio interesse in maniera rigorosa, trasparente e corretta. Dicevo che i dati microeconomici mi confermano: il pranzo vero e proprio costituisce il 53% del volume e il 78% del valore. E cosa mangia la gente? Mangia panini, cibo, acqua minerale e caffetteria, no? Perché sostanzialmente è quello che poi costituisce un pranzo sano. Le quote di consumi alimentari nella pausa pranzo, fatemi dire, fuori target, non so, liquori, alcolici, vini, sono comunque minoritarie, e in ogni caso la quota di birra estero, liquori esteri, che è già minoritaria comunque, è comunque minima. Abbiamo quindi la prova empirica che praticamente il 99% del valore aggiunto prodotto in pausa pranzo
chi deposita in lavoro le merci della, prodotti nella nazione, perché possiamo tracciare a questo punto il valore dello scontrino. Questo ci dice quindi che il bonus è esteso in Italia, chiusura quindi. È vero che dobbiamo fare riforme strutturali, cominciamo da questa, è pronta. È scientifico che il buono pasto aumenti la produttività del lavoro e del capitale, la aumenta, perché una defiscalizzazione produce miglioramento della qualità di vita dei lavoratori e delle aziende, abbiamo i dati dell'OMS, miglioramento della sfida commerciale per gli esercenti, fatemi spendere una roba, un euro speso in buono pasto vale di più dell'euro di cassa, perché genera le esternalità positive dell'informazione, perché è veicolo di tessere fedeltà, è veicolo di informazioni di marketing, quando diventerà digitale ti consentirà di dare voucher, buoni, inviti. Sempre col progetto che stiamo facendo prima degli amici di Nomeno, stiamo sperimentando anche coupon, giochi, bonus, gamification, perché se deve essere pausa, pausa sia, no? Possiamo anche partecipare, come dire, a qualche piccolo challenge che aiuta l'esercente ad attirare, invece che aspettare il cliente, a invitarlo, prenotazioni. Tutto aiuta, perché a quel punto l'industria della pausa pranzo diventa un'industria di servizi ben organizzata, a produttiva ed efficiente e trasparente. Sul lato welfare pubblico e sistema sanitario continuiamo ad abbattere il costo di gestione tardiva dell'obesità, del diabete, no? Perché controlliamo le spese in cui vengono dedicate, per esempio è proibito usare alcolici e tabacchi, e lo vediamo che effettivamente non si creano questi fatti, no? Quindi stiamo indirizzando, lo so forzosamente, ma con un obiettivo educativo e morale, la spesa agli italiani alla pausa pranzo, mentre gli 80 euro se li possono pure fumare gli italiani, adesso lo dico in termine tecnico, fumare, parlo di sigarette, sì. Certo, mi sono perso, no, qui in questo caso non se ne possono né fumare né bere, ecco, se li devono proprio mangiare, in senso tecnico del termine, e se li devono mangiare bene, sotto il controllo di una disciplina che batte il tempo di tutto il settore. Quindi, conclusione finita, e veramente finisco, grazie, diciamo al governo che non è una pia richiesta di una parte, ma è una proposta sul tavolo per migliorare il sistema paese, la produttività, aumentare il gettito fiscale, si finanzia da sola, anzi produce gettito, modernizza il paese e gli dà un'opportunità per aumentare di un gradino importantissimo la propria produttività e competitività internazionale. Grazie signore. Grazie professore. Grazie. No, andrei avanti, anche perché lei è stato molto bravo a spiegare le ragioni non solo economiche ma anche sociali, insomma, del significato di un allargamento della platea e di un maggior utilizzo di questo strumento. Certo che sapete tutti che quando un professore prende la parola in un convegno e prende un microfono poi è difficile strapparglielo di mano, però insomma è stato molto interessante, lo ringrazio ancora a nome di tutti noi. E insomma i temi ovviamente messi dal professor Maffei sono tanti, ascolteremo poi una risposta del sottosegretario, ma prima di arrivare al sottosegretario passerei per il punto di vista, insomma, della politica, come la politica sta affrontando un tema che a quanto pare, insomma, è importante perché interessa milioni di italiani e ha anche un peso rilevante all'interno del PIL. Quindi chiamo al tavolo l'onorevole Marco Causi, capogruppo del PD in Commissione Finanze della Camera dei Deputati. Buongiorno. Allora, onorevole, insomma, il professore ha detto tante cose. Non posso riepilogarle, altrimenti prendo un quarto d'ora anch'io, quindi vado direttamente alla sua risposta. Vi ho ascoltato con attenzione, ho anche letto tutte le slide che sono già pubblicate sul sito www.anserv.it. Tra l'altro, lo dico anche ai colleghi giornalisti, tutti i materiali di questo convegno sono già sul sito da ieri e forse qualcun altro si aggiungerà nella giornata di oggi, quindi sono materiali molto interessanti. Allora, io vi ringrazio per l'invito, ho preparato pochissime slide, al centro del mio intervento c'è un tema politico, e c'è il fatto che l'adeguamento della deducibilità fiscale dei buoni pasto a me sembra una misura coerente e quindi perfettamente complementare all'interno delle più generali politiche che il Paese e il Governo hanno deciso di affrontare di riduzione del cuneo fiscale.
L'attuale soglia di deducibilità fiscale dei buoni pasto dai redditi da lavoro dipendente, che oggi è pari a 5,29 euro, è ferma dal 1998. Applicando l'indice Istat dei prezzi, il valore aggiornato ammonterebbe a circa 7 euro, ma già stamattina voi che siete esperti mi avete detto attenzione, se applichiamo l'indice dei prezzi specifici del comparto si arriverebbe a 8 euro. In altri paesi europei che condividono con l'Italia la tradizione culturale di cui tanto si è parlato nelle prime due relazioni di Tina Napoli, del collega della Bocconi, quindi una tradizione culturale di socializzazione nel momento del pasto, quindi in Francia la soglia è 7 euro, in Spagna addirittura la soglia è 9 euro. Certamente, e qui lo dico rispetto agli obiettivi che l'insieme dei partecipanti e degli organizzatori a questo incontro si pone rispetto alle decisioni politiche anche immediate, anche a breve termine, certamente l'aumento della soglia avrebbe un effetto positivo nell'attuale drammatica fase di crisi, e questo è un argomento da usare, mi pare che la relazione precedente del professore ci abbia dato tantissimi elementi. Ma tuttavia però vi suggerirei di considerare il fatto che questo non è l'unico argomento, cioè non è che noi dobbiamo, a mio parere, porci l'obiettivo dell'adeguamento della soglia di deducibilità fiscale di buoni pasto perché c'è la crisi economica. In realtà a me pare che la misura ha una giustificazione in sé per sé e non in alternativa ad altre misure, ma invece perché è coerente con altre misure e perché c'è un tema di adeguamento di questa soglia rispetto a 16 anni da cui non è adeguata. Quindi indipendentemente dal fatto che c'è la crisi, poi la crisi può essere un ulteriore argomento, ma forse non è, diciamo, l'unico. In questi ultimi anni ci sono state numerose iniziative parlamentari che hanno cercato di ottenere questo risultato, numerosi emendamenti presentati in occasione delle leggi finanziarie, delle leggi di stabilità da parte del mio partito, del Partito Democratico, ma anche di altri gruppi parlamentari. Voglio ricordare che nell'ultima sessione di bilancio, quindi in occasione della legge di stabilità per il 2014, parliamo del novembre-dicembre del 2013, la questione è stata discussa in commissione, il governo ha posto problemi di copertura a fronte del fatto che nella legge di stabilità si affrontavano altri e molto più costosi interventi di riduzione del cuneo fiscale, ma il governo ha fatto però un'importante apertura durante la sessione della legge di stabilità dello scorso anno, perché ha sostanzialmente detto in commissione che si impegnava a esaminare questa misura, a valutarne i costi e i benefici e a considerarla per la futura legge di stabilità, che è quella che si sta preparando adesso in questi giorni di settembre, perché il governo la presenta il 15 ottobre in Parlamento. L'adeguamento della deducibilità fiscale dei buoni pasto è un elemento coerente con le politiche più generali di riduzione del cuneo fiscale. Io vorrei che ci ricordiamo gli sforzi che sono stati fatti in questi ultimi due anni, perché troppo spesso anche la discussione pubblica tende a dimenticarli, e quindi ve li voglio ricordare. Nella legge di stabilità del 2013, quindi parliamo della legge di stabilità successiva al drammatico salva Italia del governo Monti, sono stati assegnati 2 miliardi di euro, uno di riduzione dell'IRPEF e uno, a vantaggio invece delle imprese, di riduzione dell'IRAP e di altri contributi sociali. Nella legge di stabilità del 2014, quella dell'anno scorso, le politiche di riduzione del cuneo fiscale hanno prodotto 3,2 miliardi di sgravi fiscali, 1,7 sulle detrazioni IRPEF, tra l'altro per gli esperti del settore con un importante provvedimento di linearizzazione delle detrazioni IRPEF, quindi di superamento degli abballamenti che erano nella normativa previgente e di concentrazione dell'intervento sui redditi fino a 25.000 euro, e poi 1,5 miliardi di detrazioni IRAP. Poi è arrivato il decreto che chiamo decreto Renzi, il decreto dei cosiddetti 80 euro, che comportano 6 miliardi in meno tramite 6 miliardi in meno di tasse, 6 miliardi in più di potere d'acquisto
tramite un bonus ai lavoratori dipendenti assimilati fino a 26.000 euro, e 2 miliardi in meno di IRAP. E poi voglio ricordarvi, e ricordare a tutti noi, perché molti la dimenticano, dal gennaio del 2012 esiste in Italia l'ACE, la cosiddetta, che la traduzione italiana è aiuto alla crescita economica, e in realtà sarebbe Allowance for Corporate Equity, cioè l'abbattimento fiscale per i soldi che le imprese portano a capitale e a patrimonio, quindi l'incentivazione fiscale dei soldi che le imprese mettono nel patrimonio dell'azienda. L'ACE ha dato alle imprese italiane 1,4 miliardi di sgravi IRES e IRPEF nel 2013, ne hanno usufruito 310.000 imprese, in gran parte piccole e medie, e nella legge di stabilità del 2014 la capienza dell'ACE è stata portata fino a 2,4 miliardi, meno IRES o meno IRPEF a seconda di che tipo di impresa è, per la patrimonializzazione delle aziende e per la defiscalizzazione di ciò che viene investito. Questo è un elemento che nel dibattito pubblico viene spesso dimenticato. Da questo punto di vista, fatemi dire, qui forse mi discosterò un po' da qualche valutazione che ho sentito nella precedente relazione, che a me sembra che il dibattito estivo sugli 80 euro sia stato molto estivo, molto superficiale, molto da caffè, da bar, appunto, da bar mentre si spende il buono pasto. È molto discutibile, a mio modo di vedere, l'opinione, che sembra ormai un'opinione generale, tutti quanti la dicono come se fosse normale, che sia inutile sostenere il potere d'acquisto dei redditi bassi e medio bassi. Fatemi dire che dal mio punto di vista è una affermazione politica, ma sono pronto in altre sedi anche a dimostrarla analiticamente dal punto di vista economico. Il sostegno al potere d'acquisto dei redditi bassi e medio bassi non è affatto inutile, né dal punto di vista dell'equità, né dal punto di vista della produttività, né dal punto di vista dell'uscita dalla crisi. Non dobbiamo dimenticarci che il potere d'acquisto viene dai cittadini, impiegato non soltanto in consumi ma anche in risparmi, ci sono anche i mutui da pagare, che tutti i modelli econometrici ci dicono che gli effetti di causa-effetto fra reddito disponibile e consumi si trasmettono con 2-3 trimestri di ritardo, quindi c'è un lag temporale che dobbiamo aspettare, che questi effetti dipendono in modo cruciale dal carattere permanente della misura. Se la misura è temporanea è molto più probabile che vengano risparmiati quei soldi e non consumati. E quindi è cruciale che riuscire a cogliere in questa legge di stabilità l'obiettivo di rendere questa misura permanente, perché questo convincerà gli 11 milioni di persone che sono state beneficiate che, essendo permanente, potranno fare scelta di consumo e di risparmio più liberamente. E infine non ho letto da nessuna parte un punto molto importante, che questa misura degli 80 euro può aver avuto qualche effetto redistributivo, perché avendo beneficiato solo 11 milioni di cittadini e non gli altri, potrebbe benissimo darsi, ma questo lo sapremo soltanto quando avremo i dati per fascia di reddito, quindi ci vorrà un po' di tempo perché l'Istat li mette a disposizione, potrebbe benissimo darsi che ci siano alcune categorie e alcune fasce di cittadini che hanno continuato a contrarre i consumi, penso ai pensionati, ai lavoratori autonomi, chi non è stato beneficiato, mentre magari quegli 11 milioni potrebbero aver avuto un piccolo incremento di consumi che però nell'aggregato viene. Quindi io spero che poi noi usciamo da questo dibattito estivo ed entriamo invece in un ragionamento, in un'analisi più completa e più complessa. Tornando ai buoni pasto, quanto costa l'adeguamento a 7 euro? Qui di nuovo devo invitarvi, rispetto al relatore che mi ha preceduto, a capire che purtroppo io sono un economista, quindi so benissimo cosa sono le tavole input-output, l'analisi d'impatto, ma purtroppo le leggi di contabilità pubblica sono diverse, quindi noi non possiamo portare a copertura di una misura che implica qualche elemento di riduzione fiscale come questa. Non possiamo portare purtroppo il fatto che questa avrà un impatto in futuro, no, quindi ci vuole un altro, bisogna trovare una copertura. Ma d'altra parte, proprio in relazione al fatto che durante il dibattito in commissione di novembre e dicembre scorso sulla legge di stabilità il governo aveva detto c'è un problema di copertura ma valutiamo,
Il Partito Democratico si è preso l'impegno e ha depositato, ha chiesto al governo, abbiamo fatto un question time in Commissione Finanze, quindi abbiamo i numeri, perché il governo ci ha risposto in Commissione Finanze e la risposta del governo, molto importante, io credo, ai nostri fini, è che il minor gettito IRPEF derivante dall'aumento della soglia di deducibilità a 7 euro è stato valutato dal Dipartimento delle Finanze, del Ministero dell'Economia, in 36,4 milioni di euro per il 2015 e in 36,3 milioni di euro a regime, quindi il costo da coprire 36 milioni, non è un costo molto elevato rispetto ad altre misure. Naturalmente a questa cifra andrà sommata, per valutare la copertura in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, l'eventuale maggiore spesa per lo Stato o per il resto della pubblica amministrazione in quanto datore di lavoro. Se i contratti pubblici incorporeranno in tutto in parte un aumento del valore dei buoni pasto per i dipendenti pubblici. Quindi diciamo, dobbiamo trovare 36 milioni più quanto lo Stato dovrà in futuro eventualmente mettere per i buoni pasto dei dipendenti pubblici. Due slide di conclusione. A livello analitico, le cifre di copertura di cui stiamo discutendo sono sostanzialmente modeste. Da questo punto di vista è corretto sostenere che questo è un intervento che ha elevati impatti moltiplicativi rispetto a quanto costa. Comunque gli impatti dipendono ovviamente da accordi sindacali nei diversi settori privati, nel settore pubblico. Per la sua dimensione, quindi, io vi suggerisco, e suggerisco a tutti noi, di non contrapporre questa misura a quelle più generali di riduzione del cuneo fiscale. Si tratta di una misura complementare, non alternativa. Certo, la misura ha effetti obbligati sui consumi, questo è un argomento a favore della misura, ma invece io sarei un po' più cauto rispetto agli effetti sulla bilancia dei pagamenti, perché è ovvio che la spesa del buono pasto la faccio in Italia. Se io devo scendere al mio posto di lavoro, mangiare e poi tornare al mio posto di lavoro, non vado a Parigi, non vado a Berlino a mangiare, mangio sotto il mio posto di lavoro, quindi questo è ovvio. Il problema è che quello che mangio attiva una filiera produttiva su cui purtroppo noi siamo ancora in deficit di bilancio dei pagamenti, perché la nostra bilancia dei pagamenti, nonostante il drammatico aggiustamento che abbiamo affrontato dal 2011, eravamo a meno 50 di miliardi e oggi siamo una bilancia pagamenti positiva perché abbiamo ridotto i consumi, l'aggiustamento macroeconomico italiano è stato questo, ma per i prodotti agricoli e per l'industria agroalimentare continua a essere una bilancia pagamenti in passivo. Noi importiamo più di quanto esportiamo sia come prodotti agricoli sia come prodotti agroindustria. Quindi potremmo valutare, vi invito a valutare se dentro la campagna sui buoni pasto non possiamo, non si può anche introdurre un elemento, un segnale che naturalmente non può essere tipo legislativo, perché io non posso obbligare a mangiare italiano, non francese o spagnolo, ma però nella campagna che oggi comincia, che stiamo conducendo, introdurre un segnale che solleciti i distributori e gli esercenti a impegni sul chilometro zero, quindi sul, o comunque su prodotti la cui filiera sia tracciabile in Italia. E a questo aggiungo, non sta nelle slide, ma ringrazio la prima relazione, quella della Tina Napoli, di averlo ricordato, che dentro questa campagna c'è un elemento molto importante relativo alla modernizzazione dei sistemi di pagamento, quindi compreso il buon pasto, anche ai fini della tracciabilità e della lotta all'evasione dell'IVA. Della lotta all'evasione dell'IVA, ne ha parlato la Tina Napoli, credo che questi due elementi, no? Nella nostra campagna per l'aumento della deducibilità fiscale dei buoni pasto, questi due elementi aggiuntivi possono avere un elemento, un appeal politico molto rilevante. In conclusione, io confermo in questa iniziativa, in questo momento, l'impegno del Partito Democratico a sollecitare il governo affinché venga data priorità alla questione dell'aumento della deducibilità fiscale dei buoni pasto nella prossima legge di stabilità. Ringrazio l'ampia platea di associazioni, sindacati, rappresentativi di lavoratori, di consumatori, di imprese che hanno organizzato questo convegno e auspico che la campagna pubblica che oggi inizia possa ottenere il risultato di adeguare una soglia ormai ferma da più di 15 anni. Grazie. Grazie.
un intervento molto, molto interessante che temo abbia un po' gelato le aspettative di chi si aspettava magari sì, qualcosa del genere. Comunque, insomma, il fatto dell'apertura del governo, adesso poi lo chiederemo al sottosegretario Baretta a che punto è questa diciamo questo sforzo degli addetti ai lavori a aggiornare questo valore del buono pasto e ad allargare la platea. Buongiorno. Buongiorno. Abbiamo ascoltato prima il professor Maffè che aveva fatto una valutazione di un certo tipo e abbiamo ascoltato adesso anche le parole del presidente della commissione Causi. Adeguare il valore del buono pasto da 5, un valore che è fermo dal 98, recuperare l'inflazione, allargare la platea, ecco, questi sono poi i temi su cui si sta puntando questa mattina. Il governo è disponibile su questo e quali sono eventualmente i motivi per cui queste richieste sono frenate, non sono state accolte finora? Grazie, grazie intanto dell'invito che ho molto gradito. Credo che la data del convegno non sia, come dire, casuale. Invitare il sottosegretario all'economia ad un convegno sulla riduzione delle tasse a 20 giorni dalla legge di stabilità ha un doppio significato: uno, un chiaro invito, e due, una dubbia efficacia però del risultato. Diciamo, la prima considerazione è di tipo quantitativo, cioè Marco Causi ricordava adesso, fui io personalmente a dare quella risposta a nome del governo all'interrogazione, il calcolo è stato fatto in maniera molto più precisa possibile e sono 36 milioni di euro a regime che vengono calcolati. Ovviamente devo evidenziare una contraddizione, nel senso che più giustamente si sostiene, giustamente, che questo è un settore in grande espansione, più dovete capire che gli uffici non è che si entusiasmano, perché la vedono esattamente a rovescio, cioè più il 36 milioni di euro a regime con questo volume di affari. È evidente che se il volume di affari, come tutti auspichiamo, se l'utilizzo dei buoni pasto diventa generalizzato il più possibile, come auspichiamo, perché ha tutte le valenze anche sociali e anche culturali che venivano ricordate dai relatori precedenti, la conseguenza è che il minor gettito fiscale aumenta. Questo va tenuto presente nell'approccio, non tanto perché sia una limitazione obiettiva all'operazione e all'atteggiamento politico del governo, però anche da parte dei sostenitori e degli operatori questo elemento va tenuto, diciamo, nella giusta considerazione. Siamo tutti convinti che questo è un settore di espansione potenziale e di espansione da consigliare. Ovviamente questo si va messo in relazione col fatto che le conseguenze fiscali sono di questo, si complicano. E quindi questo lo dico solo perché può aiutare una discussione più trasparente, più anche più possibile. Cioè che non c'è il retropensiero, no? Cioè il vero problema è che nessuno sta truccando le cose, tutti sappiamo che siamo di fronte ad un investimento. E quindi da questo punto di vista anche ad una necessità di una scelta, diciamo, anche di carattere politico. Resta il fatto che per il governo la linea della riduzione del cuneo fiscale è la linea portante nell'ambito delle difficoltà di finanza pubblica, però lo confermo, è stato confermato in queste ore, in questi giorni, dal Presidente del Consiglio, dal Ministro dell'Economia. E ovviamente, anche se non è corretto in termini tecnici,
parlare che gli 80 euro sono assimilabili alla riduzione del cuneo fiscale, perché non è così, però francamente la politica complessiva di intervento che il governo ha fatto a sostegno delle famiglie anche con l'intervento di 80 euro è una politica che si inquadra in un atteggiamento generale a favore delle famiglie, comunque di riduzione delle tasse, perché avere un po' di soldi in più riduce il peso, anche per come sono fatti. Devo dire obiettivamente che ormai il dibattito sugli 80 euro si sta assestando, per fortuna, su un atteggiamento più strutturato, che è quello che dice che gli effetti sono al medio periodo e che dipendono molto dalla strutturalità dell'intervento. Purtroppo, come sapete, non siamo in condizione di allargarlo come era l'obiettivo iniziale del governo, ma la strutturalità dell'intervento attuale ci sarà. E essendoci nella legge di stabilità e quindi diventando a disposizione costante, sappiamo che i primi mesi è molto probabile che si sia adottato o il risparmio o il pagamento di cose essenziali come bollette eccetera, nel medio periodo può diventare anche tradursi in consumi e in spese. Non insista troppo, professore, sull'alternativa, per il semplice fatto che ci converrebbe. Io colgo la sua provocazione, la trovo interessante e faccio un calcolo e mi costa la metà, perché alla fine, quindi diciamo, teniamo ferme le 80 euro e sosteniamola come una politica espansiva del governo, occupiamoci delle altre questioni come questa. Allora, premesso che dichiaro che l'intenzione del governo è quella che è stata rappresentata in Parlamento, sia nel momento in cui abbiamo dato i dati, perché già quello era un elemento di presa di coscienza, sia nelle altre dichiarazioni, cioè che questo è un tema che vogliamo affrontare, devo dire però che questo tema forse ha bisogno anch'esso di una inquadratura in un ambito strategico più generale, e cioè noi stiamo discutendo di molte cose, ma forse dovremmo inquadrarle in una visione di scelte. Il governo, il Parlamento, la politica, i tecnici sono ormai alcuni anni che discutono delle detrazioni fiscali in senso generale. Ormai gli studi sono consolidati, sappiamo che sono, parlo di quelle ad esempio che vengono usate con le detrazioni quando si fa una dichiarazione di redditi, oltre 700 voci, un valore complessivo di 150 miliardi di euro, eccetera. Questa non è una cifra clamorosa, i 36 milioni di euro, però si aggiunge. La domanda che ci dobbiamo fare è se non sia arrivato il momento anche di affrontare un tema di razionalizzazione di priorità. Possiamo, e quindi nel momento in cui dichiaro che per noi questa appare una priorità, per le ragioni che sono state dette anche di carattere più generale, chiedo che si cominci a ragionare in maniera, diciamo, più trasparente possibile sul fatto che se questa è una priorità, può darsi che in un quadro di finanza pubblica così complicato possiamo convenire che altre voci che oggi abbiamo già in tasca potrebbero non essere considerate una priorità. Cioè, quando parliamo di spending review e quando parliamo di quello di cui stiamo parlando in queste settimane, possiamo avere due approcci. Uno, il taglio, punto e basta, per ragioni di razionalità, e l'altro, il trasferimento. Cioè, noi possiamo immaginare che ci sono forme di razionalizzazione. Adesso non vi faccio degli esempi perché li abbiamo fatti un sacco di volte e li conosciamo tutti, ma io personalmente, l'onorevole Causi lo sa, assieme a lui e ad altri, sono almeno 2 o 3 anni che sostengo che questa sarebbe una necessità culturale oltre che pratica. Cioè, l'esempio mi scappa ed è banale, poi vi dirò perché lo dico, perché c'è l'obiezione. Se oggi si possono detrarre le lenti nella dichiarazione dei redditi, allora mia mamma, che è una pensionata al minimo, è bene che gli resti la detrazione. Il sottoscritto può darsi che possa pagarsele senza accedere a una detrazione. L'elenco di queste piccole voci è molto ampio. L'obiezione è: ma danno poco ciascuna voce.
ma la somma delle voci che io ho fatto solo un esempio, vi cito cose faticose nel dibattito, in un momento di crisi per esempio, no? Le spese veterinarie totalmente indipendenti dal reddito, le spese per le agevolazioni sportive, tutte cose giuste, che hanno anche un altro valore civico, no? come questa delle spese sportive, totalmente indipendenti dal reddito. Allora, forse un ragionamento, no, non lo dico per dire così abbiamo evitato il problema, no, perché noi dovremmo, nel momento in cui spostiamo delle risorse a favore di voci che oggi consideriamo più prioritarie di altri, per le ragioni che non ripeto che sono state dette, cominciare ad affrontare il tema di una razionalizzazione complessiva. Abbiamo bisogno di essere aiutati in questa cosa e abbiamo bisogno di essere aiutati, lo dico provocatoriamente, soprattutto da coloro che ci chiedono che su altre voci, non in una logica corporativa, no? Perché qui adesso con Tumino ci conosciamo bene, non c'è nulla di corporativo, c'è un'idea di fondo, questa è prioritario. Ma allora possiamo convenire che ci sono altre cose meno prioritarie sulle quali si può cominciare a ragionare? La seconda questione di carattere strategico è che noi dovremmo mettere in relazione iniziative come questa, che consideriamo importante e prioritaria, in relazione ad un insieme di altre voci che riguardano il cittadino lavoratore nel momento in cui vive nell'ambiente cittadino, ad esempio, perché tutto il problema dei trasporti. Allora forse si può cominciare a pensare che ci sono anche delle forme in alcune situazioni di risposte complessive, perché su altre voci di tipo pubblico noi abbiamo pressioni perché operazioni analoghe a queste siano fatte. Quindi individuare priorità da un lato, abbandonare cose meno prioritarie dall'altro e inserire questo ragionamento anche in una strategia più generale sulla quale si muove il cittadino. L'ultima osservazione che voglio fare, tenete conto che c'è anche un problema di modalità e di gestione di questo fenomeno, di questo strumento. Le modalità di utilizzo, è stato accennato, ci sono dalla forma cartacea alla forma elettronica, gli ambiti. Molto importante la definizione dell'ambito di cosa c'è dentro quella voce, no? Di cosa si può, cos'è il pasto e cosa si può, è decisivo. Guardate che, ve lo dico con molte cose, è anche decisivo ai fini non tanto di convincere noi dal punto di vista dei 30 milioni, ma di convincere noi rispetto a una bontà non strumentale dell'utilizzo del sistema. Perché una delle preoccupazioni fiscali non è solo i soldi che eroghi in sé e le potenzialità di espansione quantitativa, ma anche le potenzialità di ampliamento interno. Noi abbiamo vissuto una vicenda un po' di mesi fa faticosissima sui libri, no? e i DVD, complicatissima, perché voi sapete che ci sono regimi fiscali diversi, però la preoccupazione qual era? Che se tu facevi una cosa giusta, e cioè davi un regime fiscale agevolato ad una certa tipologia, questo era un alibi, poi dopodiché ci passava tutto, no? Non ci passava il dizionario in dischetto che ha un valore. Ci passava anche la canzonetta che ha un altro valore, ma che è diversa dal punto di vista. Quindi questo ragionamento io invito a farlo, invito quindi che noi accompagniamo questa discussione, visto che c'è un atteggiamento propositivo e positivo e disponibile del governo, che cerchiamo di arrivare alla soluzione di metterci questi 30 milioni, però che ci aiutiamo a fare un passo in avanti complessivo. L'ultima osservazione che voglio fare, la dico così, visto il tema e vista la qualità, adesso Marco Causi accennava ad un taglio protezionistico addirittura, approfittiamo dell'Expo, cioè, approfittiamo di questa fase per far presente anche a noi stessi e anche al governo che questa potrebbe essere un'operazione
che sta all'interno di una visione che noi stiamo spingendo molto l'importanza dell'Expo, perché, come diceva il professore, noi orientiamo l'utilizzo di buoni pasto anche in una visione del loro contenuto, no? Questo si inquadra anche in questo, e quindi è un momento politico favorevole e possiamo provare ad approfittarne insieme. Grazie, sottosegretario Baretta. Abbiamo così ascoltato finora le ragioni delle imprese, abbiamo ascoltato le ragioni dei consumatori, abbiamo ascoltato le ragioni della politica, del governo. Io a questo punto farei un attimo un'eccezione nel programma e chiamerei un rappresentante del mondo del lavoro, dei sindacati, Domenico Proietti. Mi invito qui al tavolo, prego anche da questa parte. Perché a questo punto vogliamo capire qual è l'approccio dei sindacati a questo tema. Sindacati che qualche volta, da quello che parlando insomma con amici e con imprese così, vengono talvolta accusati di non dare il giusto peso allo strumento dei buoni pasto nelle trattative sindacali con le controparti aziendali. È così? Sì, innanzitutto grazie di questa opportunità, di questo invito. Noi pensiamo che il tema al centro della discussione di questa mattina rientri in quello che noi riteniamo l'obiettivo di fondo in questa fase per il nostro Paese, vale a dire sostenere la domanda interna per cercare di rimettere in moto il nostro sistema economico e produttivo, e quindi aumentare il buoni pasto si iscrive all'interno di questo disegno che noi condividiamo. Dico subito, rispetto alla domanda del moderatore, che all'interno della contrattazione noi abbiamo naturalmente tante esigenze. Può darsi pure che in passato buoni pasto non siano stati al primo posto nelle nostre priorità, però abbiamo acquisito consapevolezza, proprio in riferimento a quello che dicevo prima, che oggi diventa uno degli strumenti importanti e fondamentali per conseguire questo obiettivo. E io credo che i primi passi del governo Renzi vadano in questa direzione. Io ho apprezzato molto le cose dette da Baretta adesso, con l'aggiunta però che, a mio modo di vedere, occorre procedere con lo stesso coraggio con cui si è fatta l'operazione degli 80 euro. Guardate, è abbastanza stucchevole il dibattito di questa settimana sugli effetti o non effetti. È talmente evidente che un intervento di questo tipo, dato nell'incertezza complessiva del nostro sistema economico, per produrre degli effetti ha bisogno di un medio periodo. Ma è stato un intervento molto molto coraggioso e unico in Europa. L'economista francese Fiducy giustamente ha notato che negli ultimi 15 anni in nessun paese europeo sono stati distribuiti 10 miliardi di euro a 11 milioni di lavoratori. E io in qualche modo voglio anche rivendicare per la UIL, ma credo anche per tutto il sindacato italiano, il contributo decisivo che abbiamo dato per conseguire questo risultato. Perché guardate, noi abbiamo fatto crescere attraverso un'iniziativa forte del sindacato italiano in questi anni proprio questa consapevolezza, e abbiamo affermato anche il modo economico, culturale di realizzarla. Perché vi ricordate che si parlava di quoziente familiare, si parlava di tagliare l'IRPEF? E noi abbiamo sostenuto che bisognava far leva sull'aumento delle detrazioni per i lavoratori, perché questo era un intervento mirato soprattutto ai lavoratori dipendenti, che poi tra l'altro sono coloro, insieme ai pensionati, che contribuiscono per oltre l'80% al gettito delle entrate finanziarie. Ho fatto questo approfondimento per dire che per noi è stato un fatto importante e successo, e il governo deve andare con lo stesso coraggio a estendere il bonus, a aumentare i buoni pasto. Il discorso delle risorse, mi permetto di osservare, il sottosegretario Baretta, bisogna vederlo in un'ottica nuova, come lo stesso governo Renzi l'ha visto nell'operazione di 80 euro. Perché se rimaniamo all'impostazione del governo Letta, nel quale prima dobbiamo trovare i soldi e poi si fanno i provvedimenti, la storia dimostra che non si trovano mai i soldi. Se invece si ha il coraggio di assumere un provvedimento, come dimostra la storia di 80 euro, si sono trovati 10 miliardi. Allora, bisogna fare dei tagli sulla spesa improduttiva, ma bisogna farlo in maniera coraggiosa. Bisogna prendere municipalizzate, razionalizzarle, come il governo ha annunciato, ma bisogna farlo subito. E non abbiamo molto tempo, perché non abbiamo necessità di fare questa grande operazione
di sostegno della domanda interna, e quindi l'aumento dei buoni base si iscrive coerentemente in questo disegno, perché il nostro sistema economico, anche in questi anni di grave crisi, per quanto riguarda l'export, è andato abbastanza bene. Tutti i problemi sono stati legati alla domanda interna. Noi abbiamo avuto la crisi, i livelli di disoccupazione elevatissimi, perché sono crollati i consumi. Sono crollati i consumi perché le persone si sono progressivamente impoverite nel corso di questi anni. Allora ecco, la leva fiscale, che riguarda anche il buon ripasto, diventa decisiva e bisogna insistere, non bisogna fermarsi alle prime difficoltà, perché è ormai abbastanza condiviso sia dagli economisti sia da tutti gli osservatori che questa è la strada. Spetta alla politica, e concludo, avere una determinazione, un coraggio nel proseguire questo percorso. Dal punto di vista sindacale noi non siamo tanto interessati a fare tavoli che producono questo tipo di decisioni, noi siamo interessati a che si producano le decisioni nelle forme e nei modi che il governo e il Parlamento vuole fare. Se si va in questa direzione, noi daremo il nostro appoggio, il nostro sostegno, perché è l'unica via che può permettere al nostro Paese di uscire dalle secche della recessione e tornare a crescere. Grazie. Grazie. Andiamo avanti con il programma, riprendiamo la scaletta come era prevista e sentiamo a questo punto il parere del Ministero del Lavoro, del Welfare, che è direttamente coinvolto in un ragionamento di questo tipo, e chiamiamo al tavolo Bruno Busacca, capo della segreteria del Ministro del Lavoro e del Welfare. Prego, Busacca, lei ha la parola. Grazie. Io intanto mi complimento per il rispetto quasi svizzero dei tempi, e per restare all'interno di questo, come posso dire, virtuoso modello di procedura, le chiederei di avvertirmi ai 15 minuti, io spero di farvi risparmiare 5 minuti di tempo nel programma, anche perché devo dire, ovviamente il sottosegretario Baretta ha, come posso dire, illustrato buona parte delle questioni viste dal côté del governo. Io non sono un rappresentante del governo, sono un collaboratore del Ministro del Lavoro, quindi insomma, posso parlare con minore autorevolezza, forse anche con un pizzichino, come posso dire, di franchezza in più. Allora, primo punto, visto dalla parte del Ministero del Lavoro. Non c'è dubbio che il buon pasto contribuisce a creare condizioni di lavoro migliori, nel senso che essendosi sviluppato come un strumento sostitutivo della mensa, laddove la mensa o non c'era o era antieconomico o illogico crearla, crea la condizione per svolgere la prestazione di lavoro in un modo migliore che se non ci fosse la pausa pranzo, la possibilità di consumare un pranzo, e non solo dal punto di vista nutrizionale, ma proprio anche dal punto di vista relazionale. Ma questo è la finalità dello strumento, dell'istituto, e la finalità per cui si è anche creato a suo tempo un favore fiscale, che poi si è bloccato. Poco fa il sottosegretario Baretta, quindi non ripeto a questo punto, ha illustrato anche quali sono sia le condizioni di finanza pubblica ma anche i dati oggettivi, e ha dato credo qualche suggerimento. Io credo che su questo punto dobbiamo ragionare, come posso dire, su tre profili che richiedono la responsabilità di soggetti diversi. Il primo profilo ovviamente sono le relazioni sindacali. Sappiamo tutti, il buon pasto è il prodotto di una negoziazione sindacale. Quindi le parti sociali, le aziende, i rappresentanti delle aziende, i rappresentanti dei lavoratori decidono se scegliere questo strumento come uno strumento da rafforzare, da irrobustire, da sviluppare, o decidono se scegliere altri strumenti. Ovviamente lo decidono all'interno di una cornice che
che è fatta anche della regolamentazione pubblica e della regolamentazione fiscale nello specifico. È ovvio che il punto, mi rendo conto, il cuore del seminario di oggi, del convegno di oggi, della proposta politica dell'ANSE è proprio questo punto del ritardo nell'aggiornamento del valore ai fini della deduzione fiscale. Il secondo punto, e lo diceva prima, sono i vincoli di finanza pubblica, e non solo nel senso vincoli, e credo che Beretta l'abbia detto in modo assai buono, non solo nel senso la quantità della spesa, ma anche le priorità all'interno di un ragionamento sulle incentivi anche alla redditi da lavoro bassi o alti. Anch'io credo, qui lo dico anche da cittadino, non vediamolo in alternativa agli 80 euro, la filosofia degli 80 euro è un'altra, è anche un messaggio proprio forte anche dopo anni in cui tutti quanti abbiamo ragionato sul fatto che i redditi più bassi erano quelli più colpiti dall'andamento della crisi, quello di concentrare le risorse sui redditi più bassi. Poi se ne può discutere se 80 sono sufficienti, se 81, se 79, se la platea è quella, però insomma, e io francamente anche tutto questo dibattito, io sono una persona che ha un reddito consistentemente più alto della soglia dei 25-26 mila euro, ecco, francamente questo dibattito, appunto, mi ricordo cos'era, le due pizze, le due cose, in alcuni momenti l'ho trovato anche un po', se lo dico lealmente, un po' sgradevole, cioè dall'alto di un reddito, insomma, ragionare, fermiamoci lì, io credo che gli 80 euro, hai ragione, Beretta, nel momento in cui vengono stabilizzati e strutturati, probabilmente è quello il momento in cui svolgono la funzione anche di rilancio dei consumi, sapendo che anche la possibilità di intervento su pagamento di mutui, pagamento di bollette e altre cose non è un punto secondario, diciamo, ai fini dello svolgimento dell'attività economica. Terzo punto, e qui quello che dicevo prima, l'essere non un rappresentante del governo, ma un collaboratore del Ministro del Lavoro, mi consente anche di svolgere il ragionamento con maggiore franchezza. C'è un terzo punto che anche qui il sottosegretario Maretta ha toccato, che è la trasparenza dell'istituto e del suo impiego. Con assoluta franchezza, è più forte la richiesta, se siamo tutti più convinti, di un uso proprio dell'istituto. E credo che da questo punto di vista un'evoluzione del buonopasto, dal buonopasto cartaceo al buonopasto telematico, quindi che consente non solo la tracciabilità di tutti i passaggi, ma consente anche, come posso dire, la tracciabilità dell'impiego, credo che questo possa essere davvero un elemento che rafforza la richiesta legittimamente posta dall'ANSA, che fa notare una stranezza. C'è uno strumento, la deducibilità fiscale ferma a 5,29 euro dal 1998, siamo nel 2014, stiamo peraltro discutendo la legge di stabilità per il 2015, quindi siamo già dal punto di vista, diciamo, normativo nel 2015, sono passati 17 anni e al di là se sia l'inflazione settoriale, l'inflazione generale, è del tutto evidente che i 5,29 sono superati dai tempi. Però credo, e questo invece è un tema che è, come dicevo prima, quindi c'è una responsabilità delle parti sociali nella negoziazione sindacale, c'è una responsabilità del governo nella definizione di politiche in cui il buonopasto non sia solo, come posso dire, uno dei tanti strumenti da guardare, ma venga guardato con queste
finalità, un elemento che consente di migliorare le condizioni complessive del lavoro. C'è un terzo punto invece che ricade sulle spalle della filiera, della, quindi committenti, emettitori, fornitori del servizio, utenti del servizio, ma che ricade principalmente ovviamente sulla, gli emettitori, cioè il passaggio verso un strumento che anche alla luce con le evoluzioni tecnologiche che ci sono state, alla luce anche delle evoluzioni verso la tracciabilità migliore, diciamo, dei sistemi di pagamento, anche se qui sono da un punto di vista formale sistemi di pagamento di microvalore unitario, tuttavia messi in blocchetti, diciamo, il valore aumenta, e questo tema della tracciabilità e della, quindi l'evoluzione verso un sistema, mi viene in mente il buono pasto telematico, credo che possa essere un elemento che rafforza l'istituto, e lo rafforza non solo lo strumento, non solo sotto l'aspetto della richiesta, diciamo, dell'adeguamento del regime fiscale, ma lo rafforza anche perché tutti quanti a quel punto saremo più convinti che l'istituto, che quello strumento serve alle finalità per cui l'istituto fu disegnato, e cioè garantire che il lavoratore abbia giorno per giorno una buona alimentazione, possa averla non solo nella mensa aziendale, possa averla anche scegliendo lui, diciamo, l'erogatore del servizio. Quindi non c'è solo un problema di tracciabilità fiscale, c'è proprio un problema di tracciabilità sostanziale dell'istituto. Ecco, credo che questo possa essere, come posso dire, una sorta di patto su cui ragionare. Ognuno migliora la funzionalità e migliora i suoi comportamenti, e credo che sotto questo profilo, anche se la competenza più che del Ministero del Lavoro e del Ministero ovviamente dell'economia, ma il sottosegretario Baretta credo sia stato estremamente preciso, e l'onorevole Causi è stato altrettanto preciso, credo che questo ovviamente rafforzi non solo la richiesta specifica del miglioramento del trattamento fiscale, ma rafforzi proprio una richiesta di fondo che si leggeva anche nelle relazioni che abbiamo sentito, e cioè comprendiamo fino in fondo qual è il valore di questo strumento, anche come strumento di miglioramento delle condizioni in cui viene svolto il lavoro. Io vi ringrazio per l'invito, purtroppo mi scuso perché, come sempre si dice, ma veramente più tardino ho un appuntamento al Ministero. Sapete che per il Ministero del Lavoro questi sono giorni, come posso dire, non ordinari. Ecco, grazie. Che ci ha fatto anche il favore di rispettare in maniera svizzera e elvetica i tempi a lui concessi. E allora andiamo avanti e vediamo un altro punto di vista. Chiamo al tavolo Riccardo Nencini, che è vice ministro delegato per i trasporti e infrastrutture, che ci parlerà di un aspetto. Legato alle direttive, al recepimento delle direttive europee per il miglioramento, come si dice, della concorrenza, e anche del tema degli appalti, che è un tema forse spesso controverso in questo settore. Prego, sottosegretario, vice ministro. Grazie. Grazie per l'invito, e per rispettare i tempi provo a mettere subito i piedi e le mani nel piatto della minestra. Qualche giorno fa, il 29 agosto, sarà noto, io spero a ore, se non a ore, a giorni, il Consiglio dei Ministri ha varato una serie di provvedimenti, tra questi lo Sblocca Italia, ma all'atere, lo Sblocca Italia in questo caso è fatto da
fagocitatore dei provvedimenti che sedevano accanto a quello, ha varato anche il Consiglio dei Ministri la legge delega sul codice degli appalti. L'impegno che era stato preso era di vararlo entro il cuore dell'estate, in modo da appoggiarlo subito con la ripresa dei lavori a settembre, Camera-Senato, forse partirà dalla Camera, ma sottolineo il forse, ancora non sappiamo con certezza, in modo tale da avere un rispetto accorciato dei tempi che l'Unione Europea ci ha imposto. Le normative comunitarie risalgono alla primavera di quest'anno, 2014, sono previsti 2 anni di tempo, un doppio giro d'orologio. La nostra opinione è che potrebbe concludersi, anche se è un'operazione decisamente complessa, qualche mese prima, e l'ipotesi è di rimanere all'interno del 2015, quindi non sforare l'anno successivo. Dentro un codice degli appalti, che non è proprio un romanzo da comodino, diciamo che trovano diritto di cittadinanza molte cose. Una parte di queste vi riguardano direttamente. Il mio amico Aldo, mentre ascoltavo volentieri il dottor Busacca, mi faceva notare in una parte della relazione iniziale che ho perso, stavamo votando i giudici costituzionali e il Consiglio Superiore della Magistratura, che una delle parti appunto infisse dentro la relazione che ha aperto questo convegno riguardava per l'appunto il tema, la tipologia. Ora, quando si parla di appalti, noi in genere abbiamo un riferimento, noi, non noi, diciamo nell'immaginario collettivo il riferimento è alla strada che deve essere appaltata, l'ospedale che deve essere appaltato. La verità è che qui ci sono centinaia di migliaia di servizi che vengono quotidianamente appaltati, con numeri che ballano, come le stazioni appaltanti. L'ultimo numero censito non è 33 ma è 36.000, sarebbe un'enormità anche se fossero 33.000, però il fatto che balli questo numero dà l'idea di una quantificazione abnorme. Sono tanti anche gli appalti che si fanno, nel campo dei servizi pare siano intorno al 1.000.000, con una cifra media che oscilla attorno ai 40.000 euro. Non è difficile pensare quindi che possa esservi da una parte una riunificazione delle stazioni appaltanti, magari non in numero di 2 unità che prevede una legge di qualche mese fa, passare da 36.000 allo 0,1 di 36.000 mi pare un'operazione decisamente molto complicata, però una riunificazione delle stazioni da una parte, dall'altra una visualizzazione del tema dell'appalto diversa, il nuovo codice bisogna che la preveda per forza. Quali sono le parti, diciamo così, che hanno all'interno di questa sede un interesse probabilmente maggiore? Dentro il nuovo codice e la norma delega approvata dal Consiglio dei Ministri già prevede questi punti. Intanto si mette un tetto, e il tetto è nemmeno una norma, nemmeno una virgola di norma in più rispetto a ciò che prevede la normativa comunitaria. Noi abbiamo avuto un codice che era un codice decisamente snello, accanto al quale abbiamo avuto nel tempo superfetazioni che hanno raddoppiato il peso del codice. Tutti i governi hanno scritto da una norma a X decine di norme da appoggiare o da modificare rispetto al codice esistente. Se volete fare questa verifica andate a vedere le ragioni di Expo, cioè ciò che crea la base di coltivazione quando esplode il caso Expo nasce da una serie, diciamo che viene agevolato, non voglio dire che nasce, da una serie di modifiche prodotte per caso diverso Mose, tutta un'altra storia. Quindi poche norme significa asciugare il codice fino a farne un codice, definiamolo anglosassone, se ce la facciamo l'idea di rimanere in un terzo della normativa oggi riassunta. Che cosa già prevede? Tutto lo snellimento degli oneri documentali, snellimento puro, snellimento attraverso la possibilità di accedere a tutti gli strumenti innovativi che oggi sono in possesso delle aziende. Secondo, una verifica nuova del sistema di qualificazione delle imprese.
voi producete servizi in un campo dove il servizio e la qualità probabilmente dovrebbero essere garantiti, la professoressa Latino diceva, a Pimo, cioè, prima di cominciare a discutere intanto garantiamo la qualità. Quindi tutto il sistema di qualificazione dell'impresa, che ad oggi ha funzionato con qualche buchino che si è aperto nel tempo, forse bisogna rivederlo e consolidarlo, prevedendo anche in tema la previsione della qualificazione dei soggetti subappaltatori. Quindi l'azienda A vince l'appalto, lo appalto al signor Marini, al dottor Marini, bisogna che l'azienda Marini sia qualificata come impresa subappaltatrice, e questo diventa un obbligo. Quarto, tutta la parte che coincide con i gruppi di interesse, detto in parola che non deve far sacramentare tutto quello che è lobbistica, che bisogna cercare di portare alla luce. Portare alla luce significa consentire che chi rappresenta i gruppi di interesse svolga il suo lavoro, ma lo faccia alla luce del sole, quindi censito, regolamentato, bollinato. Se incontrano il ministro, il viceministro, il sottosegretario, si sa chi incontra chi e si sa perché incontra chi. È una novità, non è prevista non solo nel vecchio codice degli appalti, ma solo una regione, forse due, dico forse perché non ho certezza se sia nel Molise o l'Abruzzo, ma sicuramente la Toscana, hanno una normativa regionale che riguarda il mondo dei gruppi di interesse. Ultime tre questioni, e concludo, che forse sono addirittura ancora più vicine al vostro cuore. La prima, ci sarà nel codice un'attenzione particolare alla piccola e alla media impresa, e quindi il tentativo di calare dentro il codice una caratteristica, una fotografia la più perfetta possibile della invertebratura dell'Italia economica, che è fatta di imprese molto piccole. Quando parlo di imprese molto piccole, parlo non della microimpresa o dell'impresa familiare, parlo di imprese che possono offrire un servizio, quindi imprese piccolo-medie, ma che hanno un punto di difficoltà se il codice non prevede, diciamo così, una forma di valorizzazione. È mia opinione, in questo caso distonica rispetto alla norma comunitaria, che anche per quello che riguarda la limitazione dell'offerta più vantaggiosa si debba muovere con una certa decisione. Ora, non c'è dubbio che quando l'Europa parla e scrive normative provando a trovare un punto di sutura tra tante situazioni diverse. I paesi sono 28 e hanno storie profondamente diverse. 28 paesi dell'est Europa sono entrati da poco, da qualche anno. La squadra invece di testa sta lì dall'inizio degli anni 50, e sono storie economiche anche diverse. Laddove il massimo ribasso funziona, non è detto che altrove il massimo ribasso funzioni ugualmente bene. Noi abbiamo casi in Italia, troppi casi in Italia, dove il massimo ribasso produce effetti che non sono effetti positivi, anzi, se non sono positivi vuol dire che sono degli effetti negativi. E se sono effetti negativi, anche se la normativa comunitaria ti orienta verso A, tu devi costruire un meccanismo che sia poi tagliato sulla vicenda italiana, perché qua siamo e la legge serve naturalmente a governare procedimenti che stanno in Italia. Quindi sulla limitazione dell'offerta all'offerta più vantaggiosa un occhio, direi, di riguardo. L'ultima questione riguarda due punti, uno dei quali la limitazione degli affidamenti in house e l'altro circoscrivere il principio della deroga. Non so quanto vi riguardino, forse la deroga sì, nel senso che immagino che vi siano pubbliche amministrazioni che trattandosi di una gara d'appalto come un'altra possano consentire non una variante di corso d'opera, ma procedimenti
Ecco, è opinione di chi sta lavorando al tavolo che il principio della deroga debba essere decisamente circoscritto. E qui l'ipotesi, e ho concluso, per avere una deroga o per avere una variante circoscritta, legandola soltanto a casi di particolare eccezionalità, bisogna che il progetto iniziale sia un progetto esecutivo formidabile. Quando parlo di progetto parlo per la parte marciapiede, strade, eccetera, nel vostro caso parlo di la tipologia base della gara d'appalto deve avere caratteristiche che non siano delle caratteristiche che possano essere con una certa facilità perforate. Questo lo lascio sotto forma di domanda. Bisognerebbe cercare di capire, e lo lascio sotto forma di domanda perché non ho una risposta certa, come la stazione che appalta possa essere diversa e se debba essere diversa, se debba essere diversa, dal soggetto che costruisce la ragione dell'appalto, in modo da creare una diversa identificazione che esiste in taluni paesi europei, tale da segnare un percorso uguale ma al contempo separato, e quindi consegnare poi, nel momento in cui la gara viene bandita, vorrei dire la certezza, anche se quando uso il termine certezza, verità e dintorni lo faccio con grande cautela. Però ripeto in conclusione, sul punto prima sottolineato, massimo ribasso eccetera, ancorché in distonia rispetto alle tre normative comunitarie, l'esperienza italiana ci obbliga a guardare con moltissima attenzione per evitare di non superare situazioni che conosciamo abbastanza e che riguardano diversi campi dell'agire economico italiano, non riguardano soltanto la costruzione di una grande autostrada o di un aeroporto, ma riguardano probabilmente anche servizi alla persona di diversa natura. Grazie, auguri. Grazie. Visto? Sì, mi sentite? Siamo nei tempi, perfettamente nei tempi. Allora, visto che abbiamo qui il Vice Ministro Incinile, vorrei fare una domanda prendendo un'affermazione che ha fatto il Sottosegretario Baretta a proposito dell'Expo. Ecco, lei parla di semplificazione del sistema degli appalti, sono 36.000 stazioni appaltanti in Italia, mi sembra un po' eccessivo, insomma, anche tenere sotto controllo tutto quanto. L'Expo di Milano può essere l'occasione per arrivare a una reale semplificazione di questo sistema? Sì e no. Sì e no significa sì nella somma Mose Expo. La somma Mose Expo dimostra che a condizioni completamente diverse si possono comunque favorire o costruire le condizioni per fenomeni di corruttela che sono fenomeni che sono diventati palesi. Ripeto, per ragioni diverse, perché nel caso di Milano si è utilizzato la tipologia della variante per, nel caso di Venezia non si è utilizzata la tipologia della variante, ma nel caso del Mose si è riusciti, chapeau al cervello che è riuscito a, si è riusciti a mettere seduti allo stesso tavolo in maniera, dal punto di vista del calendario, pervicace nel tempo, ed è un'operazione doppiamente felice e infelice, dipende dai punti di vista, tutti i soggetti, controllori e controllati, se è vero quello che abbiamo letto. In questo caso varianti deroghe, varianti non c'erano, però se riesce a mettere a sedere Corte dei Conti, Magistrato delle Acque, il mio amico che è in prima fila, eccetera, eccetera, poi alla fine riesci a creare un sistema che diventa un sistema difficilmente penetrabile. Ma la revisione del codice, noi faremmo, e concludo il dottor Marini su questo, noi faremmo un errore terribile se pensassimo di riscrivere un codice degli appalti solo, sottolineo solo, per avere maggiore trasparenza. Noi bisogna riscrivere un codice degli appalti per avere maggiore trasparenza, vigilanza e controllo,
ma non dico soprattutto, ma mi scapperebbe detto soprattutto, per avere la certezza che un'opera, quando viene bandita, viene realizzata. A oggi in Italia non è così, non è così, perché se un'opera, se oggi stabiliamo qui di costruire questo bicchiere, fino a da oggi a 4 anni e mezzo, lei questo bicchiere non lo vede, cioè non vede nemmeno aperto il cantiere per realizzare questo bicchiere. Da oggi a 4 anni e mezzo, questa è la media, 4 anni, 4 anni e mezzo. Noi bisogna avere la certezza di, invece di, beh, insomma, se abbiamo deciso, e in mezzo ci sono tutta una serie di passaggi che non hanno altri paesi, che abbiamo noi: conferenza unificata, conferenza delle regioni, conferenza dei servizi, CIPE, Corte dei Conti. Una gara a ostacoli che è straordinaria. Quindi il codice va rescritto per questi due motivi: trasparenza, ma certezza anche. Grazie Vice Ministro. Allora andiamo avanti. Si sente? Io non mi sento, ma voi mi sentite. Noi andiamo avanti con la giornata e chiamo al tavolo Francesco Rivolta, il direttore generale di Commercio. Buongiorno. Insomma, i temi finora sono stati molto numerosi. Immagino che la posizione di Commercio sia vicina a quella della FIPE, immagino, però quindi l'ascolteremo da lei. Naturalmente, se ci sono delle differenze oppure se siete sulla stessa linea. Quello che le vorrei dire, comunque, prima di darle la parola, è che Baretta ha confermato che ci sono comunque dei problemi di copertura, anche se c'è un'apertura da parte del governo nei confronti del discorso dell'aumento della defiscalizzazione di questi buoni pasto. Quindi questo forse è il nodo dal punto di vista economico, almeno, ancora da risolvere. Qual è la vostra posizione in merito a questo e in merito in realtà a tutto il discorso dello strumento del buono pasto? Ma intanto grazie agli amici di ANSE per questo invito che ci consente di fare una riflessione, insomma, non solo intorno ad uno degli strumenti che dovrebbero in qualche misura agevolare la ripresa dei consumi, ma insomma intorno ad un contesto di riferimento che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione. Del resto il Ministro ha detto che le risorse sono una condizione oggi vincolante per ogni tipo di intervento in questo settore. Ieri il Presidente del Consiglio ci ha detto che gli 80 euro sono dati in maniera selettiva. Dico selettiva perché il principio di equità e di giustizia vorrebbe che a parità di reddito vi fosse una parità o un simile trattamento della pubblica amministrazione verso i soggetti che sono nella stessa condizione. Voi sapete che le cose non stanno così. I cosiddetti 80 euro sono dati in maniera selettiva non a tutta la platea che ha lo stesso reddito. Sono esclusi gli autonomi, sono esclusi i lavoratori indipendenti che magari hanno la stessa parità di reddito e che non godono della stessa condizione. Allora partiamo da un dato che è fondamentale per dire qual è la condizione oggi. Noi lo ripetiamo costantemente, ma insomma è bene ripartire da questo dato. La crisi del reddito, dei consumi che stiamo vivendo, ha fatto scendere la spesa reale pro capite di 1.800 euro tra il 2007 e il 2014. Cioè noi abbiamo nel nostro Paese una riduzione di spesa reale pro capite del 10,3%. Questo è il dato di partenza. Ed è evidente allora, se questo è il dato di partenza, che la conseguenza della nostra riflessione è una. Oggi far ripartire l'economia nel nostro Paese vuol dire far ripartire i consumi. Noi guardiamo con grandissimo interesse ai progetti di riforma messi in campo, che servono per modernizzare il Paese, per dare una risposta all'Europa, per rendere le nostre istituzioni efficienti. Faccio riferimento
al tema delle province, la riforma del Senato, eccetera. Sono i progetti dei 1000 giorni, ma ci dovrebbero essere progetti di 7 giorni, cioè l'urgenza economica. E l'urgenza economica non si affronta in 1000 giorni. Siamo già oggi dentro la recessione. Siamo il fanalino di coda dell'Europa. Da questo punto di vista, paesi ben più svantaggiati, parlo della Spagna, parlo del Portogallo, parlo della Grecia, hanno avuto in qualche misura uno shock, una scossa che oggi li ha portati ad uscire o comunque ad avviarsi verso l'uscita dalla condizione in cui erano soltanto, ricordo, 2 anni fa. Ora, noi diciamo che è stato positivo il provvedimento affrontato degli 80 euro. Renzi ha polemizzato con noi, forse non ha capito bene, noi sottolineiamo la positività di quel provvedimento, abbiamo però in qualche misura registrato che quegli 80 euro non hanno mosso i consumi interni. Questo perché? Questo perché l'indebitamento delle famiglie negli ultimi anni si è aggravato. Questo perché la tassazione a livello locale sta prosciugando i redditi delle famiglie. Questo perché, come ha detto questa mattina il mio presidente, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in una conferenza stampa, registriamo che oltre al 44% di tasse c'è un 41% di spese incomprimibili. Stiamo parlando di costi dell'energia, stiamo parlando delle assicurazioni, stiamo parlando della tassazione locale, il 41%. Voi capite che dentro questa forbice, da un lato l'IRPEF, sapete quanto grava, dall'altro le spese incomprimibili, dentro la fetta rimanente giochiamo la prospettiva del rilancio dell'economia del Paese, cioè il rilancio dei consumi. Ora, in questo contesto, sicuramente il tema dei buoni pasto va preso in considerazione, è già stato detto, siamo al 5,29% di defiscalizzazione, sì, però ricordiamoci che questo dato è riferito a 20 anni fa, oggi se dovessimo fare un minimo calcolo di rivalutazione puramente reale dovremmo essere intorno al 10 euro. Ricordiamo che lo strumento è utilizzato da 2 milioni e mezzo di lavoratori, la platea è quantomeno doppia. Voglio solo ricordare che Confcommercio Imprese per l'Italia da sola sottoscrive un contratto nazionale di lavoro per il terziario che vale per 3 milioni di lavoratori, dico del terziario, della distribuzione dei servizi. Quindi voglio dire, il mercato è un mercato ampio, però anche qui noi non dobbiamo sottacere che intorno al tema vi sono dei problemi. Da questo punto di vista lo dico agli amici di ANSES, lo dico agli amici di FIP, eccetera, noi dobbiamo trovare le modalità per addivenire ad una soluzione o quantomeno a ipotizzare delle soluzioni, perché noi sappiamo che oggi il buono pasto o il suo utilizzo è frenato da tutta una serie di problemi. Ora, noi riteniamo che le soluzioni possano essere ricercate innanzitutto da un confronto in casa nostra e poi da un confronto molto serio con lo Stato, che è il più grande consumatore, voglio dire, è il più grande fruitore, cliente, diciamo, vostro. Certo, è stato detto prima che se rispetto ai valori facciali si procede con la gara al massimo ribasso, qui c'è un problema. C'è un problema. Ora, non dimentichiamo, perché io lo vedo sullo sfondo, che questo è uno dei fattori che inibisce la diffusione. Un altro sicuramente è una migliore regolazione
dell'utilizzo del buono pasto, che noi lo consideriamo sempre, come possiamo dire, una sorta di angolino del sistema del welfare contrattuale, una migliore regolazione nei contratti. Da questo punto di vista, io l'ho già detto anche agli amici dell'ANSE, noi ci impegniamo, anche noi come confederazione, così come dovrebbero essere impegnate le organizzazioni sindacali, devo dire molto distratte sul tema, lo sottovalutano, perché sicuramente questo è un aspetto economico del contratto che andrebbe sicuramente e maggiormente valorizzato. Ma il tema, secondo me, va posto all'interno, quando parliamo di consumi, del più generale problema che sta addosso al nostro sistema e alle nostre imprese. Perché una delle questioni cruciali, questa è una sede prestigiosa, stiamo in Parlamento, insomma, non possiamo noi, per ciò che rappresentiamo come confederazione, sottacere alcune questioni che sono, non sono certo di contorno rispetto alla riflessione che facciamo sui consumi. E noi diciamo che c'è, e noi abbiamo posto e continuiamo a porre un problema centrale. Nel nostro sappiamo di essere scambiati un po' anche per arteriosclerotici, perché uno quando ripete più di 3 volte la stessa cosa, alla quarta incomincia a chiamare il 103. Sì, però il punto è sempre quello. Il punto è che nel nostro paese c'è un tema centrale che si evita di affrontare. È la questione fiscale. È la questione fiscale. Ora, noi siamo arrivati, lo sappiamo, nel 2014 con qualche decimo di punto superiore al 2013, nonostante tutte le cose che si dicono, che la pressione è troppo alta. Abbiamo la pressione dei livelli locali che è assolutamente fuori controllo. L'avete visto, questi giorni i giornali hanno pubblicato ampi dati sulle diversi modi anche comportamentali delle amministrazioni locali. I contribuenti che versano regolarmente le imposte hanno un gravame del 54%. Allora, siccome nel nostro paese, più che in ogni altra economia avanzata, abbiamo dati di questa natura, è evidente che non è ipotizzabile una ripresa se non si parte da qui. Perché vedete, noi siamo oggi in un mercato che è l'Europa, e io considero l'Europa un mercato interno, perché su alcune materie regolatorie l'Europa ci impone di metterci al passo. Come si può nello stesso mercato avere fiscalità diverse, avere regole sul mercato del lavoro diverse, giocare nello stesso campo di gioco con regole che sono a volte talmente distanti? Perché il problema nostro non sono i cinesi, il problema nostro è l'Europa, il problema nostro sono le diverse regole di questo mercato interno. Allora è chiaro che se non si parte da qui, la deflazione rischia di diventare la nostra tomba. Noi abbiamo detto, e lo sappiamo, che i miracoli non li fa nessuno, neanche San Matteo li fa o li può fare. Noi diciamo però che un'indicazione di marcia va data. Noi abbiamo fatto una proposta e abbiamo detto, attenzione, tutto ciò che deriva dal recupero di evasione ed elusione, una parte di ciò che si recupera dalla cosiddetta spendere più, se un giorno la vedremo mai, perché adesso ci abbandona anche Cottarelli, pare che questo sia il settimo, dopo 20 anni credo che partì Giarda, un po' di anni fa, eccetera. Ma insomma,
ammesso che qualcosa si recupera, questi quattrini devono finire dentro un processo lento, progressivo, ma certo, di alleggerimento della pressione fiscale. Le nostre imprese non ce la fanno più. Il Parlamento, il Governo guardi che cosa sta accadendo sugli istituti previdenziali. L'evasione oggi che c'è sugli istituti previdenziali è preoccupante. Molte nostre imprese alla fine del mese si chiedono se pagare gli stipendi o se pagare gli enti previdenziali. Ricordo a chi dice che c'è qualche luce in fondo al tunnel che dal primo di gennaio a oggi, o meglio alla fine di giugno, nel nostro settore hanno chiuso altre 60.000 imprese. Certo, non sono l'Alcoa. L'Alcoa fa un po' di rumore, stiamo parlando di 1.500 lavoratori. Qui stanno chiudendo 60.000 imprese, fatevi voi i conti di che cosa oggi sta accadendo nel nostro paese. E badate bene, la crisi ci sta preoccupando perché, badate, fino a 3 anni fa il nostro, cioè il terziario, era un settore che riusciva in qualche misura ad ammortizzare l'espulsione dal manifatturiero. Negli ultimi 10 anni i nostri settori hanno impiegato 1 milione di lavoratori in più che sono usciti dal manifatturiero. Oggi non solo non siamo più volano di recupero, ma oggi stiamo espellendo noi lavoratori dal settore del terziario. E quindi l'urgenza è questa. E ripeto, l'urgenza è anche un disegno di prospettiva. Noi vorremmo capire qual è la politica economica del governo per i prossimi anni. Non ci interessano i titoli dei giornali, non ci interessano gli scoop giornali, non ci interessano le cose d'effetto. Ci interessa capire dove e se c'è una politica economica del governo e qual è la prospettiva temporale che ci si dà. Senza questo io credo che non avremo sicuramente quel che auspichiamo, investimenti di capitali esteri nel nostro paese, e quanto mai. Che cosa è cambiato di strutturale per convincere gli investitori esteri a venire nel paese? Noi ce lo chiediamo. Il fisco, l'avete visto, l'abbiamo già detto, la giustizia civile, noi non crediamo che sia così incisiva la riforma Orlando. Noi chiedevamo molto di più sulla giustizia civile, le infrastrutture, l'efficienza dei servizi. Insomma, oggi noi, che peraltro diamo un giudizio importante anche, non dico positivo, positivo lo diremo fra un poco, se ce ne sarà data l'occasione, importante su questo governo, che certamente ha posto un tema alla politica, che il tempo non è una variabile indipendente rispetto ai processi di cambiamento del paese e quindi occorre fare in fretta, ma fare in fretta non solo sulle riforme istituzionali, fare in fretta nel dare al paese una indicazione di prospettiva. L'appuntamento è a breve, la legge di stabilità, la legge finanziaria 2015 ci dirà se questo governo vuole ridipingere il vecchio o se questo governo vuole costruire davvero il nuovo, ma le fate. Grazie. Direttore, già che è qui, ma lei è ottimista su quello che potrà succedere con la legge di stabilità del 2015? È ottimista oppure... Io sono brianzolo e quindi sono uno, insomma, molto realista. Io sono ottimista nel senso che spero che la classe politica si renda conto che sta giocando già i supplementari. E quindi mi auguro che la manovra del 2015 sia tutta orientata a dare fiducia reale al Paese. Lei ha visto gli ultimi dati, sta calando
il livello di fiducia. Vede, la fiducia è una cosa molto seria e si consuma anche rapidamente, e qualcuno l'ha pur detto al Presidente del Consiglio: attenzione, tu oggi hai un capitale inestimabile, un tasso di fiducia da parte del Paese che è un patrimonio che però va subito usato. Lasciar passare troppo tempo con una serie di speranze deluse rischia di consumare questa nota di ottimismo che è nata nel Paese, e questo sarebbe, credo, una delle peggiori cose che può capitare al nostro Paese, perché il nostro Paese ha bisogno, insieme alle grandi riforme, anche di ottimismo. Gli imprenditori, in modo particolare, hanno bisogno di capire, di essere coscienti, di essere sicuri che investire in questo Paese è ancora un affare. Bene, grazie. Lei ha tirato in ballo i sindacati, che adesso chiameremo al tavolo per in qualche modo rispondere a alcune critiche che sono state fatte dal Direttore Generale Rivolta. Grazie. Prego Danilo Bardi, segretario confederale della CGIL, e Angelo Marinelli, coordinamento per la CISL del Dipartimento di Economia, Fisco, Previdenza. Grazie. Eccoci qui, iniziamo da Barbi. Sì, buongiorno a tutti. Allora, a tutte. Sì, hai sentito che cosa ha detto Rivolta, insomma? Sì, ma adesso più che possiamo prendere una nota polemica, si parlava di sottovalutazione, giustamente Rivolta adesso metteva l'accento sul tema della crisi. Io vorrei prendere, però, sì, vorrei congiungere questo ai buoni passi, prego, poi facciamo tutti quanti un convegno sulla crisi. Sul governo noi no, torniamo ai buoni impasto, noi siamo pronti, diciamo così, come è noto. Però io penso che la discussione sui buoni impasto, aggiungerei anche io un argomento, seguendo alcune cose che diceva Maffei in modo provocatorio, ma io penso siano una motivazione in più da dare, che riguarda la natura di questa crisi, cose che purtroppo in questo Paese, nel modo di vedere, si discute troppo poco, perché attraverso la crisi della politica c'è una discussione che sta prendendo tutta la strada sulla speranza, no, ma insomma questo Paese non ha ancora discusso di cos'è secondo me questa crisi, e c'è un'interpretazione che è troppo italiana di questa crisi e secondo noi è sbagliata, c'entra con i buoni passi. Noi certo c'è un problema dell'Italia dentro questa crisi, ma questa è una crisi mondiale. E l'epicentro di questa crisi nel mondo oggi si è spostato in Europa. L'America è tornata a crescere, il Giappone è tornato a crescere, la Cina non ha mai smesso, è l'Europa che sta frenando l'economia del mondo. Questo dice il Fondo Monetario Internazionale. La crisi quindi anche italiana è dentro questa crisi. Perché questo è determinante e c'entra con me? Perché la natura di questa crisi è che questa è una crisi di domanda, detta in termini macroeconomici. È una crisi dovuta alla finanziarizzazione, all'eccesso sul macro sistema economico mondiale delle politiche di esportazione e di competizione sui prezzi, all'eccesso di debito privato nei paesi avanzati, Europa ed America. Questa è l'origine della crisi, perché sennò uno mi deve spiegare perché c'è la crisi. In molti dibattiti io non lo capisco perché c'è la crisi. Si capisce? Sembra un avvenimento meteorologico, no. È frutto di un collassamento di una fase economica precedente e va rifondato un meccanismo di crescita economica. In questo l'Europa oggi è la parte più arretrata del mondo perché ha sviluppato una politica di austerità. Questo è il punto, secondo noi. E questa è la questione. È una questione che riguarda i redditi, la redistribuzione, il debito, il rapporto con la finanza e attraverso questo la possibilità di creare un nuovo ottimismo, una fiducia. Non è che uno possa dire siate fiduciosi, punto esclamativo, l'ottimismo non si ordina, si costruisce, così come è inutile agganciare una ripresa che non c'è, bisogna costruirla la ripresa, ci vogliono politiche economiche espansive per costruire la ripresa, in Europa e in Italia. Questo è come vediamo noi la questione. Anche il dibattito sugli 80 euro, mi permetto, ho sentito che qua una piccola replica smattutina, è troppo un dibattito un po' provinciale che, detta come va detta, è Renzi sì, Renzi no. Adesso lo dico, perdonate.
Ma perché dobbiamo sempre discutere così in questo paese? Cioè, è prima noiosissimo, perché una volta gli ha detto sì o no, boh, non c'è cosa da dire, basta, finito tutto. Non si studia più niente, non si legge un libro, che è tutto inutile, no? La discussione sugli 80 euro e la cosa dei consumi, chiunque abbia letto un po' di macroeconomia keynesiana, sono tutte cose che sa già. È chiaro che dopo una grande crisi, quando restituisci potere d'acquisto, una grossa parte va nei risparmi. È successo anche Obama nei primi 3 anni del primo mandato. Chiunque abbia letto la teoria generale di Keynes lo sa. Perché il problema non è aumentare i salari, è aumentare i consumi come politica anticiclica. Quindi io qui dico che la discussione sugli 80 euro dovrebbe essere questa. È chiaro che all'inizio al massimo un terzo di quelli va ai nuovi consumi. Mi si dice ma i consumi continuano a calare. Sì, ma se non c'erano questi calavano di più. È chiaro che se fossero strutturali avranno un altro impatto, ma è chiaro che la famiglia che recupera 2.000 euro, magari due che lavorano e ha perso tutti i risparmi negli ultimi 6 anni, non fa una settimana di ferie in più, subito. Prima cosa che fa, o paghi i debiti che ha dovuto fare, o metti un po' di soldi da parte. Ci vuole un genio umano per capire questo, basta conoscere persone normali. Se uno ne conosce 3, lo sa. Se non ne conosce nessuna, può non capire il concetto. Però discutiamo di questo, è sbagliato. È sbagliato. Sapete però cosa voleva dire il professor Maffei, che io condivido? Che con l'euro puoi comprare la cocaina, con l'euro li puoi mettere in banca e non sai più dove andranno, ma il sospetto che non andranno neanche in ultima istanza all'economia reale viene ai più, se sanno come funzionano le banche di oggi. Ecco, i buoni pasto no. Qui c'è un ragionamento aggiuntivo da fare, che colleghi i buoni pasto alla crisi. Io scondivido, facevo il switch, solo il professor Buffet. Cioè, noi siamo d'accordo con questo ragionamento, chiedere l'aumento dell'esenzione, chiedere e ragionare anche su una diffusione contrattuale dei buoni pasto e anche dei loro importi. Apro parentesi, se ci fanno fare i contratti, lo dico al governo e anche alla Confcommercio, chiudo la parentesi e poi ne riparliamo in un altro convegno. Perché se non ce li fanno fare, o per legge o di fatto, possiamo avere dei limiti che siamo disattenti, però noi come sindacalisti diventiamo degli studiosi e quindi vai, ognuno dirà le sue cose, tanto i contratti non ce li fanno più, no? Boh, scusate, metto la parte. Perché siamo d'accordo? Perché è un sostegno a una circolazione dei consumi che contemporaneamente può qualificare un'offerta di lavoro di produzione. Quindi contemporaneamente aumenta i consumi aumentando il lavoro in una politica di qualificazione. Quindi è una piccola politica espansiva. Il professore un po' esagerava dicendo è l'unica cosa monetaria che ci è rimasta, è una piccola provocazione ma è corretta. È una leva monetaria, ma di una moneta non finanziaria, dopo dirò. Questo è un grande argomento a favore dei buoni pasto, un grandissimo argomento. Noi pensiamo che vada preso in mano questo argomento. Capisco le cose che diceva Barretta per cautela politica e tutto quanto, però diciamo anche le cose. Adesso prima qualcuno parlava dello Stato intendendo tutte le amministrazioni pubbliche, invece Barretta parlava del bilancio dello Stato. È una contabilità singolare, no? Perché? Non lo avete capito. Se programmiamo che attraverso l'aumento della copertura fiscale aumenta la cosa, dobbiamo trovare più di 36 milioni. Però l'aumento delle entrate di questo prodotto non è calcolabile nel bilancio dello Stato. Certo che non può funzionare uno Stato così, perché è assurdo. Cioè, si dà delle regolamentazioni completamente contro la matematica, diciamo così. E quindi è irragionevole, no? Non so se avete capito il concetto. È una cosa che va di senso comune. Tu dovrai calcolare anche una politica espansiva, ma questa è una di quelle cose che non fa funzionare tutte le politiche europee, cosa credete? È chiaro che se tu non calcoli gli effetti espansivi di alcune manovre nella contabilità dello Stato e calcoli solo le riduzioni certe, tu ti avvicini una politica recessiva dove il problema diventa spendere di meno e non spendere meglio, ma in una fase di crisi acuta, una politica anticiclica, chi la fa? Perché io capisco qui quello che dice la Confcommercio, ma qual è la soluzione? Che quindi riduciamo il salario dei lavoratori? Non consumeranno di più, però bisogna avvisare i commercianti, eh? Chi è che può unico modificare? Perché sennò perché c'è una crisi? C'è una crisi di mercato. Chi è che può farlo? Un nuovo Stato che spenda diversamente,
in una fase questa, anticiclica. Poi dovrai prendere un impegno che quando tornerà a crescere l'occupazione metti a posto i problemi che hai. Perché se ognuno fa tutti i campi di casa, che però cosa vuol dire? Che ognuno spende di meno? Allora, è molto semplice, se spendono di meno le imprese, spendono di meno le famiglie, spende di meno lo Stato, spendono di meno le banche, uno mi deve spiegare come si fa a riprendere, perché è veramente una cosa magica, Se tutti spendono di meno, voglio capire come fa a esserci la ripresa economica. Quando uno me l'ha spiegato io mi arrendo, però spiegatelo perché io non l'ho capito. Allora, e per concludere, c'è un vantaggio anche per i lavoratori in prospettiva, anche se, bisogna dire facendo tutti i calcoli, l'aumento della quota produce anche nell'attuale sistema previdenziale una piccola erosione del rendimento previdenziale alla fine, perché oggi l'equiparazione previdenziale e quella fiscale è di legge. Quindi, ma anche in quel caso c'è, anche per i lavoratori, abbiamo fatto dei calcoli, un interesse diretto, lo stesso, perché quella penalizzazione ha molti più vantaggi oggi, ma c'è un effetto, e questo è molto importante essere d'accordo con consumatori, lavoratori e aziende, c'è un effetto positivo per il sistema economico nazionale. Certo, è giusto porsi il problema di una politica di qualificazione dei buoni pasti. Proprio mentre ne rilanci la cosa per evitare che appaia una richiesta corporativa, mentre invece l'ampio panorama di forze dello sottile dice che è una cosa diversa, bisogna anche dire con più chiarezza che ci vuole una politica di qualificazione dell'utilizzo. Il buono elettronico da questo punto di vista può essere, può produrre quelle finalizzazioni ulteriori anche per questo, non per quello, per quella, già è così, con lo strumento elettronico si può qualificare ancora di più l'indirizzo e la sua capacità di creare moltiplicatori anche sul lato dell'offerta e dell'innovazione di sistema, benissimo, questa politica è giusta e va accompagnata all'aumento, ma, e chiudo per finire, uso sociale, è stato detto, qualificazione tecnologica, buono elettronico, benissimo. Però arriviamo al punto per concludere. Il governo qui ha detto delle cose. Io penso che bisognerebbe dirla anche così, oltre a quello che già diciamo insieme. Il buon impasto va aumentata come politica perché? Perché il buon impasto è uno straordinario esempio di moneta complementare. È così. Il concetto di moneta complementare fu un'invenzione di Keynes per Bretton Woods, che un po' di letteratura economica ha letto, sta di cosa parla. Lui chiamò, voleva una moneta nuova internazionale che fosse, che chiamava Bancor, che fosse come un buono pasto, cioè come? Una moneta che non la possono né tesaurizzare né rivendere a un prezzo diverso, che non ha un mercato di costo, ha solo un mercato di utilizzo, e né cartolarizzabile, cioè non puoi vendere né rischi né vantaggi né prezzi differenziati a terzi, cioè è una moneta perché ha un valore, ma è una moneta che si trasforma completamente in consumi, in lavoro, in produzione reale. È una moneta che non deve niente alla finanza, non alle banche, è una cosa diversa, alla finanziarizzazione del circuito economico. Però funziona come se fosse una moneta. Per questo circola molto e circolando molto, soprattutto in una fase di crisi, ha una grande funzione anticiclica. Perché non solo struttura meglio il settore e lo fa più forte nel futuro, ma anche una funzione a breve di sostegno dei consumi, perché? Perché appunto è una moneta che non deve niente alle banche, non deve niente alla finanza, non si può rivendere, non si può tesaurizzare. Questa idea della moneta complementare è una delle tante idee di riforma dell'economia, di finanza non finanziaria, cioè non cartolarizzabile, contro la rendita finanziaria, che è una delle malattie che ammazzano l'economia reale, perché le grandi concentrazioni, la cartolarizzazione, è un meccanismo che ha tolto risorse all'economia dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori. Questo è il punto, quindi si potrebbe anche dire, noi chiediamo al governo di sostenere con la legge di stabilità un rilancio, una diffusione, un aumento della politica dei buoni pasto, anche come sostegno dei consumi, attraverso uno strumento che ha il vantaggio di non dovere niente dal grande sistema finanziario e bancario. Grazie. Grazie Barbi. E passiamo a Marinelli. Allora Marinelli, la CISL si sente distratta, sottovaluta il tema di buoni pasto? Allora, rispondo subito di no,
non accolgo la provocazione, nel senso che oggi io credo che è stata fatta una grandissima operazione politica, molto importante, un'azione di lobby positiva, un'azione di lobby virtuosa che mette insieme associazioni fondamentali, importanti di questo paese, di rappresentanza del settore, organizzazioni sindacali per un unico obiettivo. Anzi, dalla parata degli interventi delle diverse personalità, dei rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali, è emerso che siamo assolutamente concordi sull'obiettivo, meno forse sull'analisi, ma diciamo essere concordi sull'obiettivo ci aiuta a essere incisivi e cercare di portare a casa il più possibile il risultato che vogliamo, e cioè l'aumento della esenzione fiscale del valore del buono pasto. Dico questo perché ovviamente non voglio ripetere tutto quello che è stato con notizia di particolari oggi detto sull'importanza di questa operazione, e soprattutto faccio nostre anche le considerazioni che adesso il collega Barbi faceva. Aggiungo due riflessioni che mi sembra siano importanti. Una è legata al fatto che l'aumento del valore dell'esenzione fiscale dei buoni pasto può contribuire anche a migliorare o incentivare l'allargamento del carattere di universalità dell'area di tutela che stiamo considerando. Nel senso che noi abbiamo oggi fatto riferimento più volte al numero della platea coinvolta del buoni pasto, 2,5 milioni di lavoratori, che sono tanti ma sono anche pochi rispetto alla platea complessiva del mondo del lavoro dipendente e assimilato, non dimentichiamocelo mai, perché pure i lavoratori assimilati potrebbero aver diritto e dovrebbero aver diritto a questo strumento importante di moneta complementare, come Bar giustamente diceva, perché altrimenti non si capisce la polemica in base alla quale il bonus degli 80 euro, che è una misura di riduzione fiscale, dovrebbe essere estesa anche al mondo del lavoro autonomo, mentre per esempio appunto il buono pasto non debba essere esteso al mondo del lavoro assimilato, che pure collabora a pieno titolo con l'azienda e collabora quindi allo sviluppo del paese. Ora, qual è il problema per allargare questa area dei lavoratori coinvolti? È solo un problema di valore dell'esenzione fiscale? No, noi sappiamo che il valore del buono pasto è indipendente dal valore dell'esenzione fiscale. Certo, oggi coincide e probabilmente coincide per il fatto che sono oltre 16 anni che quel valore di esenzione fiscale non viene aggiornato, e quindi è chiaro che il valore del buono pasto contrattato si spalma o si adagia o va a coincidere col valore della esenzione fiscale massima consentita del buono pasto. Però non è affatto detto e non è impedito alla contrattazione di ricercare o di somministrare buoni pasto per un valore superiore a quello dell'esenzione fiscale, cosicché non è affatto detto che l'aumento della esenzione fiscale del buono pasto comporti necessariamente o produca necessariamente l'effetto sperato di un aumento della somministrazione, del valore somministrato dei buoni pasto. Introduco questo elemento di riflessione perché poi mi porta nelle conclusioni a lanciare qualche riflessione in più che vorrei in qualche modo partecipare a questa platea sulla natura proprio del buono pasto e su cosa oggi noi consideriamo sia il buono pasto. Vicepresidente della Confcommercio Rivolta diceva: noi lo consideriamo un elemento, un pezzetto importante del welfare contrattuale. Ecco, ma se è così, allora dobbiamo poi essere coerenti nelle scelte contrattuali che noi compiamo per sostenere il buono pasto. Il secondo spunto di riflessione riguarda il fatto che l'esenzione fiscale, in parte è stato detto, dei buoni pasto rappresenta un elemento di selettività fiscale virtuosa, e cioè
In un mondo nel quale le risorse adibibili per usi alternativi sono pochi e quindi dobbiamo fare delle scelte su come utilizzare le risorse fiscali per sostenere il lavoro, le retribuzioni e lo sviluppo, sicuramente utilizzare l'esenzione fiscale dei buoni pasto può consentire di orientare il consumo dei beni e dei servizi verso appunto quei contenuti con maggiore valore sociale. D'altronde sappiamo che è vero che il buono pasto nasce per consentire la usufruizione di un servizio alternativo a quello prestato attraverso la mensa, ma sappiamo anche che la maggior parte, gran parte del mondo del lavoro oggi utilizza in un momento di crisi il buono pasto per fare la spesa e portare una parte del valore acquistato dei beni del buono pasto a casa e poterlo consumare quindi con le famiglie. Questo mi porta a quella riflessione, per così dire, che volevo in qualche modo partecipare a questa platea e che riguarda la modifica dell'articolo 51 del testo unico di imposte sui redditi. Cioè, noi sicuramente appoggiamo il fatto, in una prospettiva breve e immediata, in occasione dell'approvazione della legge di stabilità, che debba essere sicuramente adeguato ad almeno 7-8 euro il valore dell'esenzione fiscale del buono pasto. Ma al tempo stesso ci rendiamo conto che, proprio perché il buono pasto è oggi un pezzo fondamentale per quella piccola platea di lavoratori che ne può usufruire del welfare contrattuale, noi dobbiamo considerarlo a pieno titolo parte di un sistema di beni e servizi di contenuto sociale che noi vogliamo contrattare, sul quale la sussidiarietà si impegna a valorizzare e che quindi deve ricevere, proprio per questo valore sociale che ha, un adeguato riconoscimento reputazionale e fiscale da parte dello Stato. Cosa significa questo in concreto? Significa in concreto che il nostro sistema di agevolazione fiscale, che insiste con l'articolo 51 del testo unico delle imposte sul reddito, oggi è altamente segmentato. Consente cioè di avere un'esenzione fiscale o dei regimi di deducibilità fiscale o di detrazione fiscale su singoli pezzi del welfare aziendale. Noi sappiamo che esistono i regimi di agevolazione fiscale che insistono sull'utilizzo dell'asilo nido, c'è il buono pasto, c'è il carrello della spesa, cioè ci sono una serie di servizi che oggi e di beni consumati che oggi ricevono delle agevolazioni dello Stato perché lo Stato li considera beni meritori. Spesso, a fronte della esenzione fiscale dei regimi di favore fiscale che insistono su questi singoli beni o servizi consumati, il soggetto è capiente o incapiente a secondo appunto del paniere di consumi che esso effettua. Può darsi che io sia interessato o sarei interessato a consumare una maggiore quota dell'esenzione fiscale consentita per l'asilo nido e mangiare un po' di meno. Ma può darsi anche che come consumatore responsabile e come lavoratore responsabile fossi interessato a consumare una maggiore quota di esenzione fiscale per usufruire un pasto di contenuti più decenti, qualitativamente o quantitativamente migliori. E allora, se noi ragioniamo in questa ottica di rimettere nella disponibilità dei lavoratori, delle lavoratrici, dei consumatori italiani scelte di consumo relativa appunto al consumo dei beni, servizi e tempo libero, noi potremmo ragionare su una esenzione fiscale complessiva, cioè abbattere i singoli proietti, ragionare sulla concessione di un plafond fiscale complessivo a ciascun individuo. Questo fra l'altro ci consentirebbe anche poi di modulare l'esenzione fiscale in base al reddito, come diceva Baretta, perché in tempi di crisi questo elemento della selettività fiscale non lo possiamo trascurare, e quindi rimettere nella disponibilità degli individui la scelta di quanto consumare e perché, usufruendo appunto, sapendo che c'è un plafond complessivo di deducibilità o di esenzione fiscale utilizzabile. Questa è una proposta che, mi rendo conto, presenta molti aspetti controversi, il primo dei quali è legato proprio al fatto che il welfare aziendale
per così dire, è per sua natura oggi sussidiario e quindi non ha un carattere totalmente universale. Questo noi lo dobbiamo considerare, lo dobbiamo sempre tenere presente, perché l'obiettivo è quello di non rompere il valore della universalità del welfare, ma sicuramente è una proposta che andrebbe considerata dalla politica, dal mondo delle associazioni qui rappresentato, in una società che cambia, in una società, ho concluso, in cui siamo di fronte ormai da qualche anno alla emergere di una profonda divaricazione dei destini di vita familiari e professionali, e quindi occorre considerare che le risposte che possiamo dare anche sul piano collettivo devono essere risposte adattabili maggiormente ai bisogni dei singoli individui e delle loro famiglie. Insomma, c'è una proposta a questo plafond fiscale personale, si potrebbe definire così, personalizzato. Barbi, la CGIL apprezzerebbe una proposta del genere? Mi raccomando, sinteticamente. Ma mi stuzzica su una cosa complicata. Allora, sinteticamente diciamo che a carte date così no. Noi pensiamo che bisognerebbe ragionare molto di questa discussione, quindi in poco tempo è difficile. Perché? Certo. Perché se è vero che c'è una parte del ragionamento è comprensibile, però io penso che le politiche fiscali sono anche politiche di sviluppo di settore per quanto riguarda alcuni consumi di cittadinanza, ed è una cosa diversa, per esempio il buono pasto, perché stiamo parlando di consumi dei lavoratori. Allora, se tu fai un'unica cosa, molte di queste differenze che pure ci sono, tu non puoi trasferirle semplicemente sul consumatore, secondo me. Perché c'è un problema anche di contratto sociale generale. Cioè, mi spiego meglio, una politica sugli asili nido è una politica. Magari, ne so, in alcuni territori ci sono già, sarebbe meno senso investire, magari dovresti differenziare per favorire il fatto che in alcuni territori dove non ci sono entrasse in campo una sinergia di capitale pubblico e privato. Cioè, ci sono delle le politiche fiscali, trasferirle tutte sull'utilizzatore finale è una cosa, secondo me, che ha la contrarietà, che in questo modo, concettualmente, fai meno fatica a fare delle politiche di settore dal punto di vista della produzione, e che insieme consumatori sia quando sono lavoratori che quando non sono lavoratori, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa complessa, in parte si può anche fare, si può creare dei bonus più complessivi, ma per tipologie, perché sennò è molto complicato. Quindi insomma, quindi è una cosa che capisco il senso, ma andrebbe approfondita. Quindi se la domanda è una dichiarazione, diciamo, di interesse, che credo che queste discussioni sarebbero discussioni anche molto più interessanti per il paese di molte altre che ci infliggiamo da solo, ci infliggono. Se qualcuno mi dice sei d'accordo in quanto tale, no, in parte ho bisogno di ragionare, in parte lo differenzierei. Però penso, e qui dico l'ultima, parlo di tax expenditure, che nei paesi normali, perché uno dice la riforma fiscale, dice in Italia il fisco trovato, ma il fisco in Italia è la cosa più complicata del mondo e più sbagliata. Vi faccio un esempio: in tutti i paesi del nord Europa le esenzioni fiscali non ce n'è una che è scollegata dal reddito. Perché? Perché in Svezia la percentuale di evasione fiscale è molto bassa. Mi è chiaro cosa sto dicendo? È un nodo un po' complicatuccio da prendere in mano così, perché io anche dicevo prima, non è un dato che do io, insomma, che la tendenza all'evasione, ma non è una questione di etica morale, no? Ai lavoratori dipendenti, se uno non li intrattiene prima di darglieli, potrà evadere sul secondo lavoro, adesso diciamo le cose come sta, sul primo non è che dice posso evadere, vado, no. In Francia può farlo, perché in Francia il lavoratore dipendente fa la dichiarazione come il lavoratore autonomo in Italia, non so quanti di voi lo sanno, fa così, mica li trattengo alla fonte, sapete perché? Perché De Gaulle in un famoso dibattito disse, però siamo in Francia, sapete cosa disse? Lo Stato non può aver bisogno delle imprese per raccogliere i soldi dei suoi cittadini, una cosa un po' francese, napoleonica, eccetera, eccetera. Ecco, in Italia è più complesso, noi l'abbiamo fatta su tutto l'imposto del 62 e nessuno lo mette in discussione. Quindi per dire che cosa? Tutte queste discussioni sono molto complesse, il sistema fiscale, anche qua non è un risparmio, i 150 miliardi di cui parla, scusate, come si fa a calcolare davvero risparmi su consumo e investimenti? Ma se tu mi togli le agevolazioni fiscali caleranno anche i consumi e gli investimenti, soprattutto in una fase di crisi, o no? Quindi che calcoli sono anche quelli lì? Adesso, qui per dire che molte volte, insomma, ecco.
discussioni complicate. Un'ultima cosa a Marinelli, adesso l'interesse del sindacato sembra esserci, insomma, per questo tema, come si concretizzerà, cioè nei prossimi, se ci saranno tavoli contrattuali, di rinnovo contrattuali, come vi comporterete? Beh, ovviamente appunto quello che farà la politica e il governo in occasione della legge di stabilità non sarà indifferente. Ora, noi non vogliamo neanche sottrarci alle nostre responsabilità, è evidente che anche il sindacato deve cambiare approccio, no? Nei territori, nelle aziende, ci sono territori dove il welfare contrattuale, il welfare aziendale è molto sviluppato e dei territori un po' meno, è chiaro che anche un approccio del sindacalista, del contrattualista che nel territorio e nell'azienda deve cambiare per poter utilizzare il mix, la pianola di strumenti oggi messi a disposizione dal welfare aziendale, i buoni pasto a mio avviso rientrano pienamente in questo discorso, meglio e più efficacemente. È chiaro che finché il valore dell'esenzione fiscale resta 5,29, ed è stato ampiamente il potere d'acquisto del buono pasto drenato fiscalmente sia dall'inflazione sia proprio dal fenomeno del fiscal drag, è difficile che in un momento in cui le briciole da distribuire, perché la produttività, non solo quella del lavoro, perché ricordiamo che si parla sempre di produttività del lavoro, ma la produttività dipende dalla combinazione dei diversi fattori e ognuno dovrebbe fare la propria parte su questo, ma quando la produttività è negativa o quando la produttività non cresce diventa difficile per il contratto a qualunque livello ridistribuire. E se per anni non sono stati dati aumenti salariali, non si può pretendere oggettivamente che la contrattazione aziendale intervenga aumentando solo il valore del buono pasto, non solo di solo pane si vive, insomma, ecco. Però qualche margine sicuramente c'è e io credo che convegni come questi servano proprio anche per riposizionare la nostra azione e il nostro interesse. Grazie ai segretari di CGIL e CISL, Barbi e Marinelli. A questo punto il padrone di casa, Franco Tumino, presidente dell'ANSEB, che è l'associazione delle società emettitrici dei buoni pasto. Rubo pochissimo tempo anche perché ho poca voce. Ah, ma non solo. Ma intanto siamo lieti, diciamo, che questo convegno sia stato anche l'occasione per un confronto su questioni altissime, però su cui non entrerò, non perché non abbia niente da dire, ma perché troverei poco serio, diciamo, improvvisare una posizione personale piuttosto che invece prendersi un po' più di tempo per, su questioni così strategiche, diciamo, arrivare appunto a posizioni approfondite e condivise. Quindi mi terrò su un terreno più tradizionale, che è quello dei buoni pasto, esclusivamente sul terreno più tradizionale dei buoni pasto e delle questioni connesse, anche qui cercando di essere prudente sulle questioni, diciamo, che non sono state oggetto già di intese, perché, diciamo, stamattina sono venute, diciamo, pronunciamenti importanti su questioni su cui c'è una riflessione consolidata comune tra le organizzazioni che hanno indetto questo convegno, altre invece stimoli rilevantissimi e anche delicatissimi in alcuni casi, su cui è bene, diciamo, costruire un approfondimento comune e possibilmente una posizione comune, senza anticipare io qui mie posizioni personali, su cui però comunque almeno i titoli mi permetterò di richiamare. Soltanto volevo dire, non avevamo qui, almeno non io, un'aspettativa di risposta da parte dei nostri interlocutori politici e istituzionali sull'aumento, diciamo, del plafond fiscale, insomma, sarebbe stato anche scorretto. Diciamo, quello che abbiamo voluto cercare di fare con questo convegno è, come dire, cercare di mettere sul piatto con uno schieramento molto largo dei soggetti della filiera, diciamo che la rappresentatività della filiera del sistema di buoni pasto è rappresentata interamente, forse possiamo fare qualcosa di più per completare la parte datoriale, insomma, ma per il resto mi pare che ci siamo appieno, e cercare di fare un ragionamento serio, ecco, cioè il più possibile approfondito, vedendo tutte le problematiche che ci sono, tutte le ragioni positive che diciamo sostengono, diciamo, la bontà di un elevamento
del plafond fiscale e anche dell'allargamento, su cui poi tornerò, magari richiamo giusto sul dibattito del sottosegretario Baretta, dell'allargamento dei reali fruitori, insomma, del buono passo, che come sappiamo sono una minoranza di quelli, dei lavoratori che potenzialmente ne hanno diritto, non occultando le criticità nella relazione di Cursano, che è una relazione condivisa, si dicevano queste criticità, ma le si davano come titoli, non siamo pronti, diciamo, oggi ad affrontare queste criticità, non le nascondiamo, ma non le agitiamo inutilmente, questo è l'intento, ne stiamo da tempo riflettendo e cercheremo di concludere rapidamente le persone per avanzare delle proposte. E che abbiano proposte che abbiano anche evidenza di, diciamo, una ricaduta di interesse generale e non soltanto corporativa, diciamo, per chi le propone. Insomma, la presenza qui una delle criticità, anche se non la sola, diciamo, è rappresentata da come oggi vengono bandite e aggiudicate le gare d'appalto. La presenza qui del vice ministro Mancini è motivata da questo, il vice ministro ha la delega per il ricepimento delle nuove direttive comunitarie e quindi presto, insomma, interloquiremo in modo un po' più dettagliato, ci prepareremo a interloquire in modo più dettagliato con lui, anche se io personalmente non sono per rinviare al ricepimento, non vedo perché dobbiamo aspettare tutto il 2015 se individuiamo delle proposte condivise per abbattere o almeno ridurre queste criticità, già si può mettere mano alla normativa attuale e poi traslare le novità, diciamo, nel recepimento delle nuove direttive comunitarie. Certamente vorrei spezzare una lancia a favore del professor Cannevale Maffè, no, il professor Cannevale Maffè non credo che volesse contrapporre, diciamo, gli 80 euro, eccetera, ma evidenziare che c'è uno strumento, ci sono delle scelte, forse buona pasta non è l'unica per carità, ma certamente una di queste che, dati alla mano, diciamo, produce un impatto positivo sul PIL. Certamente non era quello l'unico fine della diciamo, spesa di 6 miliardi, 10, se viene riconfermata come tutti ci auguriamo nel 2015 la spesa per gli 80 euro, che era anche una finalità redistributiva, seppure con i limiti che ha detto per esempio il direttore generale di Volta e con altri, gli incapienti sono stati fuori, che forse come dire, quelli i più bisognosi di tutti di ridistribuzione, insomma, anche se c'è sempre il rischio che incapiente sostanziale o evasore o incapiente evasore, cioè questo rischio c'è sempre quando si va fuori, diciamo, dal lavoro dipendente e quindi dal prelievo automatico, diciamo, alla fonte, insomma. Quindi certamente accoglieremo, adesso non so, eravamo già impostati così, diciamo, l'invito di tutti, in particolare dell'onorevole Marco Causi, insomma, a evidenziare il complesso delle ragioni, e certamente giusto in sé, perché come ci insegnano i colleghi del sindacato e delle associazioni dei consumatori, quello che si è verificato dal 1998, quando fu fissato questo tetto di 5,29, è un fiscal drag, cioè praticamente, mentre per i contratti di lavoro, anche se poi sono bloccati, non li ribloccano, non si rinnovano per la pubblica amministrazione, il rinnovo è bloccato, eccetera, comunque è previsto almeno a livello di sistema, diciamo, che biennalmente si recupera l'erosione prodotta dall'inflazione, cioè dall'aumento dei prezzi, questo è previsto come possibilità, ma non come dovere, diciamo, dalla legge istitutiva dei buoni passo, dalla normativa fiscale sui buoni passo, e quindi quello che si è verificato, come poi i dati lo state portando evidenziando, diciamo, c'è un esempio del caffè, del corso del panino, eccetera, eccetera, questo ha realizzato quel diciamo, drenaggio fiscale di scatrare a carico dei titolari di buoni passo. Quindi è giusto in sé, come diceva Marco Causi, ha un effetto. Perché c'è il problema, dopo il dato sulla recessione e sulla deflazione, cioè è chiaro che è diventato anche quello una scelta prioritaria da perseguire. Se ho un euro, con che strumenti, dove li metto questo euro? Qual è lo strumento che insieme ad altre finalità mi produce un effetto positivo sulla domanda interna? Sappiamo che sulla domanda interna è il nostro insieme ad altri, è tra l'Achille nostro. Se l'export cresce, diciamo, i vagoni Italia insomma, ne hanno un beneficio, se l'export non cresce, ma possiamo dire avanti avendo una sola leva, quella dell'export, e non puntando niente, diciamo, sulla domanda interna, è chiaro che dobbiamo puntare anche sulla domanda interna,
le stime diciamo, prodotte, la ricerca prodotta dal professor Canevano, credo che ci dimostrino a chi vuol vedere che al di là delle potenziali polemiche, diciamo, il monopasto può essere uno strumento che ha un effetto diciamo, rilevante da questo punto di vista della crescita della domanda interna, dei consumi e quindi della domanda interna. Certamente siamo d'accordo, è coerente con l'obiettivo della riduzione del cuneo fiscale. È un po' sparito dal dibattito sul cuneo fiscale come tema di sistema, però è sacrosanto, cioè io datore di lavoro investo 5,29 nel contratto di lavoro, a me datore di lavoro mi costa 5,29, neanche un centesimo di più, al lavoratore gli vengono nette 5,29 perché non gli va in busta paga e quindi non c'è prelievo. Cuneo fiscale zero, quindi è chiaro che è coerente, useremo, abbiamo usato in passato anche quando abbiamo interloquito con la politica di questo argomento, torneremo a usare. Non la faccio lunga, ci sono parecchi motivi, come tutti molto meglio di me avete messo in luce, per non opporre argomenti ma per sommare argomenti tutti di carattere virtuoso. Poi sono venute diciamo degli inviti, dei warning insomma da tanti che prenderemo in considerazione. Scegliere le priorità, la coperta è corta, si cerca una corrispondenza, fa piacere perché le volte il Presidente del Consiglio dice noi ascoltiamo, poi decidiamo noi. Sottosegretario Baretta ha detto noi decidiamo, ma ci pigliamo una responsabilità, io decido e poi qualcuno mi spara addosso, gli stessi organizzatori di questo evento della mattinata. Insomma, credo che è un invito alla corresponsabilità, cioè, siamo tutti in questo paese, siamo tutti, chi tanto, chi poco, parte del ceto dirigente che deve assumere responsabilità di fronte a scelte difficili, penso che sia maturo. Diciamo come atteggiamento, dire io rivendico, Farigo come fai, io mi riservo di questo atteggiamento, io rivendico, prendo atto che ci sono delle compatibilità, cioè ci auguriamo tutti che le scelte macroeconomiche dell'Unione Europea cambino, che diciamo non ci sia meno politica di austerità, cioè, però se vogliamo provarci adesso per seguire è nel quadro esistente, diciamo che dobbiamo collocare le nostre richieste, le nostre proposte e la nostra diciamo corresponsabilità. Quindi penso che ne discuteremo dentro le singole associazioni e tra le singole associazioni, certo riflettere sulla selettività, anche questo è un tema serio e al tempo stesso da affrontare non solo in termini pratici, ciò che tiene assieme una comunità nazionale è che ognuno di noi paga un'aliquota progressiva, o dovrebbe, però c'è chi evade, insomma, e poi abbiamo delle soluzioni che sono universali a cui abbiamo contribuito in misura differenziata rispetto alle tasse che ciascuno di noi paga rispetto al proprio reddito. Se invece pur pagando in modo differenziato le imposte dobbiamo poi avere un'ulteriore differenziazione, questo è un elemento di potenziale crescita, però è chiaro che c'è un elemento pratico, la coperta è corta, insomma, che dobbiamo prendere in considerazione al di là delle questioni concettuali. La riflessione più generale sulla, non so se il termine è giusto, segmentazione di questi supporti, l'ha detto Baretta in modo più sfumato, Marinelli l'ha tradotta come proposta di riflessione, proposta di apertura di una riflessione, ancora più cauta, insomma, quindi sposerei questa formulazione cauta, insomma, di vedere se corrisponde a un interesse generale dei lavoratori, delle istituzioni, quella di ragionare sulla riduzione di questa o eliminazione o diversa segmentazione di questa articolazione. Infine termino tema dell'ampliamento della certamente accoglieremo il video di Baretta sul territorio del Po, che ha il suo focus sull'alimentazione, quindi non tocco cose che mi sembrano più scontate oppure che appartengono a terreni strategici su cui non voglio improvvisare opinioni personali. Insomma, sul tema di cui abbiamo molto parlato, che è contenuto nel condiviso documento base diciamo, che abbiamo preso a riferimento diciamo, per costruire questo convegno tra le diverse organizzazioni, che è il tema dell'ampliamento a tutti i lavoratori che potete, come diceva Marinelli, i lavoratori dipendenti assimilati, perché così è la normativa fiscale previdenziale attuale. Oggi anche i Cocopro, anche diciamo i persino gli stagisti, insomma, avrebbero diritto fiscalmente e dal punto di vista previdenziale a questo tetto
di 5,20 no, perché speriamo di alzare, però concretamente sappiamo che solo, i dati dimostrano che è solo una minoranza. Allora, dice giustamente il sottosegretario, penso che sia un argomento tattico, cioè gli uffici, la solita ragioneria, giustamente si allarmano, insomma, se, cioè, una cosa è ragionare, è 36 milioni di euro la copertura necessaria, ha ragione Barbi, ma purtroppo diciamo è così, cioè ti bocciano l'emendamento per mancanza di copertura, quindi chi comanda e chi esprime, anche se molte coperture oggi vengono fatte con tagli che verranno fatti, insomma, quindi, non so, c'è un po' di creatività, insomma, però tuttavia la regola, torto a ragione, è quella, e bisogna giocare alle regole che ci sono finché non si riescono a modificare. Quindi le regole sono, dovete trovare, tu governo, tu Parlamento, 36 milioni di euro per dare copertura all'aumento, se lo vuoi portare da 5,29 a 7, se la platea dei fruitori è questa. Se si allarga, se si raddoppia, se si triplica, perché la contrattazione, allora si diventano 72, 200, eccetera, eccetera. Va bene, penso che sia un consiglio tattico da accettare, con questo concludo. Al tempo stesso però, anche questo è una delle priorità che come paese ci siamo posti, cioè quello di, se non ridurre, eliminare la cosiddetta segmentazione del mercato del lavoro, lavoratori protetti, poi magari non protettissimi, ma comunque protetti, che hanno la cassa integrazione, lavoratori che non ce l'hanno, lavoratori che hanno la malattia, le ferie, la maternità e lavoratori che non ce l'hanno, lavoratori che hanno un'aliquota contributiva previdenziale a carico del datore di lavoro più importante, altri che ce l'hanno meno importante, e non ci siamo detti tutti come paese che questa segmentazione che oggi pagano soprattutto i giovani e le donne è da finire? E questo è il buono passo, è un elemento della segmentazione, quindi va bene la tattica, però io penso che noi tutti, noi parti sociali, noi organizzatori del convegno, noi partiti, noi istituzioni, noi governo, noi Parlamento, dobbiamo sapere che abbiamo questo problema e lo dobbiamo affrontare, perché è uno dei problemi economici, ma anche di tenuta etica e sociale del nostro paese, insieme a tanti altri, anche questo. A me come è venuto in mente il problema? Perché quando mi è capitato fin dalle prime volte andare in televisione o in radio a parlare di buoni passo, sempre mi sono trovato a telefonate di ascoltatori che di fronte a me che argomentavo che era scandaloso che sotto un tetto di 5,29 fosse fermo dal 1998, io chiedevo, con me, dicevano, ma quelli sono dei lavoratori privilegiati, io sono 30 anni di lavoro, non ho mai visto un buono passo, basta con questi privilegiati, eccetera, eccetera, insomma. Ecco, quindi credo, diciamo, che dobbiamo affrontare il problema, anche se magari tatticamente non è oggi, diciamo, il... Ecco, ultima cosa, insomma, su cui mi sento di prendere impegni, ma anche dire qualcosa, tracciabilità, come ha ben espresso Tina Napoli, una sua relazione in particolare, ma non solo, a nome di tutti, questo è un tema che abbiamo bene a mente, tracciabilità per combattere l'evasione e anche per combattere l'uso, l'utilizzo di proprio tracciabilità, non solo a monte, ma anche nella fase di gestione. Ecco, però posso domandare una cosa, te lo domanderò per iscritto, per telefono e di viso, cioè, ma innanzitutto dovrebbero essere i pubblici poteri. No. Innanzitutto dovrebbero essere i pubblici poteri, scusa, tu hai fatto la norma, che giustamente dice che non si può evadere, che non si può usare improvvisamente il buon pasto. E perché non controlli e non sanzioni? Cioè, perché questo problema dell'evasione e dell'uso improprio viene addebitato alle associazioni e organizzazioni che certamente qualcosa possono fare e anche il protocollo che abbiamo, cui faceva riferimento Tina Napoli nella sua relazione, il protocollo che lega 5 associazioni consumatori, FIPE ed ASEP, prevede un'azione di education nei confronti dei consumatori e anche dei pubblici esercizi per riportare, diciamo, i comportamenti individuali all'uso appropriato, diciamo, del buono pasto. È un bel tema per un altro convegno. Sì, ma infatti affronteremo presto, però non possiamo essere da soli, insomma, io, e con questo termine faccio sempre l'esempio. Come mai a Roma, fin dal primo giorno, una volta istituiti i romani, io sono romano, insomma, almeno di adozione, come mai a Roma fin dal primo giorno quelli che andavano in moto mettevano il casco, eppure non è che noi brilliamo come noi romani per l'anno? Perché a mezzanotte e un minuto la polizia ha fermato un povero, ha smontato il ristorante, il motorino, senza casco, gli ha fatto un multone,
gli ha sequestrato il motorino, la cosa è uscita sui giornali, tutti col casco. Cioè, se si dà qualche esempio, penso, diciamo, che l'operazione di rientro in mezzo a 2000 malumori, arrabbiature, già proteste, eccetera, sarà compiuta molto più facilmente, se non che non affidandosi allo sforzo delle organizzazioni di educare 120.000 esercenti, 2 milioni e mezzo di titolari del Polipasso, che noi ci auguriamo che cresca, almeno facciamo entrambe le cose. Grazie a tutti. Grazie Presidente, grazie a tutti voi. Buon pranzo con o senza Polipasso.